Hello, Clochard! E benvenuti in una nuova puntata del Cerbero Podcast. Trasmissione, questo sui nostri Instagram. Oggi ho tantissime cose da dire oggi, avete capito? Oggi sono carico a mille. Siamo vestiti uguali, però sono due giorni diversi. Ma davvero te ne vai, Gianlu? Vabbè, se te vuoi riposare un attimo, poi rimbocchi. No, rimani là, ti prego. Vabbè, bella. Ragazzi, io mi sono promesso che non abbandonerò più live se proprio non è necessario. Vabbè, quindi non resto. È che te devi forzare. No, è per colpa mia, però dico già che non ci è siamo. Colpa. Però è una promessa che ho fatto a me stesso. Ok. Ragazzi, va bene, ci siamo. Allora pure Anna ci darà una mano su questo tema. Va bene, ok. Top. Faccio le veci di Gianluca. Ecco. Vai. Hello Clochard. Bene, dobbiamo vedere questo video. Sì. Pensavate? Questo video? Ho posato delle sigarette. Almeno chiudi la porta, Gianluca. Questo video di una ragazza che ci risponde. Quanto risponde, pare ci critica. Sì. Grevissimo, direi molto, Anna molto, molto. Anna c'è ancora, assolutamente sì. No. Allora, cattura lo schermo. Vediamo un po' cosa dice questa ragazza. Ripartiamo da capo, ovviamente. Ciao a tutti. Ciao. Questo video non era in programma. In realtà non era in programma nessun altro tipo di video. Questo perché comunque c'era sì l'intenzione di tornare, però fondamentalmente ci sono stati un po' i problemi che tutti sappiamo e quindi non me la sono sentita. L'umore non è stato dei migliori, mettiamola così. Ieri però mi è stata sottoposta una live che è stata fatta l'altro ieri dal canale Cerbero Podcast. Premetto, io questo canale non lo conosco bene, l'ho sempre sentito solo nominare, non eseguo i contenuti, non rientra nei miei gusti e quindi quindi giustamente prima di sparare un giudizio magari dovresti pensarci 101 volte. Sì, ma non funziona così qui, cioè proprio perché non ci guardano giustamente devono analizzarci. Mi sembra corretto. Ok? Ignoro la materia, ma distruggo. Comunque posso dire un audio pessimo questa persona? Beh, pessimo proprio, eh? Diciamo canonico. Canonico, sì, canonico. No, sembra come che abbia preso un microfono e l'abbia immerso in olio di semi di girasole bollente. E poi parli con il microfono dentro. Sì. Sì. Simone ci ha fondato un canale così. Io argomentavo e se effettivamente ho avuto successo e la gente era d'accordo con me. Ma ragazzi, ma è chiaro che, che ci possano criticare anche aspramente. A me dà fastidio quando non sanno palesemente nulla e danno aria alla bocca. Come la live precedente, quindi 5 minuti fa per chi ci sta guardando in diretta, dove le persone che ci etichettavano come bestie, come ignoranti, scemi, eccetera, non avevano neppure idea che vivessimo insieme, cosa che accade ormai, cosa che diciamo che è fattuale a tutti da 2 mesi. Vediamo. È capitato di vedere qualcosa, ma proprio a spezzoni, sempre per quanto riguarda le tematiche che io porto su questo canale, che sono quelle incentrate fondamentalmente su body positive. In realtà poi sappiamo che insomma tratto anche altre cose. Ora, diciamo che... Ma perché? Ora... Io vorrei ancora vedere un'avvocatessa del body positive magra. Ma, oddio... Potrebbe pure esserci, non è che c'è solo il body positive per quanto riguarda la grassofobia. Che hai detto? Ci sono. Ah no, io ho detto solo che non l'ho vista. No, ad esempio Anna, come si chiama quella ragazza che era stata anoressica, che è la ragazza Junior Kelly, se non sbaglio? Ah, Valentina. Pure lei, se non sbaglio, no, ha parlato di queste tematiche. Allora... Ragazzi, ma la stessa Cime de Rap comunque ne ha parlato e lei è in prospettiva. Cime de Rap è un'istituzione, ma non volevamo scomodare il presidente. Il presidente adesso si incazzerà per questo. Beh, magra, insomma, Cime de Rap, insomma. Beh. Vabbè, non è grassa. No, vabbè, però
Allora, volevo dire una persona magra che lo fa genuinamente, non per evidente rosic o per consensi. No, secondo me ci sono. Portatemela secondo davanti. Secondo me ci sono. No, io ancora greve, però. Ma ancora non l'ho vista. No, secondo me ci sono. Poi devo dire in realtà che ci può stare magari che una persona in una determinata condizione... ci può stare che una persona in una determinata condizione parli di ciò. Ad esempio, magari una persona di colore parla delle disparità razziali. Ci può stare. Anche perché sente più sua tale battaglia. Certo, però per egoismo anche ma anche legittimo. L'argomentazione per la quale noi non possiamo parlare di femminismo perché siamo maschi bianchi. Questa è una grande puttanata. No, sto dicendo che ci può stare che magari la percentuale di persone che parlano di determinati temi... fa parte della categoria... Sì, magari allora, interessata. Mi stai dando ragione allora. Ci può stare... Cosa? Mi stai dando ragione. Sì. Però non vuol dire che nessun'altra... No, esisterà, ma ovviamente non no, è che in percentuale, non esiste nel mondo. No, in percentuale sì, ma anche per un discorso, ripeto, di sensibilità su tali tematiche, no? Posso dire che ho voluto spararla grossa un po'. Okay, no, no, vabbè, io sto qua per... Penso fosse evidente, no? No, no, vabbè, no vabbè. Per evitare fraintendimenti, tanto sì. Ci fraintendono anche quando non diciamo nulla di fraintendibile. Sì, no. Vabbè, ma fa bene, Simone, così almeno abbiamo altre tre live. Sì, grasso fobico. Ragazzi, lo faccio per il nostro bene, così arrivano altri post, altri e per video. Sopravvivenza. Guardate come minimo, questo grasso fobico, ha detto che sono video, le ciccione. Sono un po' un parafulmine. Altre live di conseguenza, stupendo. Dio mio. Dai, andiamo avanti. Ragazzi, voglio un articolo su un qualche blog indipendente dove prendete questa clip che sto per fare fuori contesto. Odio i grassi! Quanto mi stanno sul cazzo i grassi! Mi raccomando, fate un articolo, ma pure fake, che se tagliamo. Madonna, c'è stata tipo Marra l'infiltrato. Che fai articoli vecchi li metti posso nei farne su un altro. Odio le donne! Odio le donne! Odio le donne! Personaggio fittizio comunque. In questo momento eri in democrazia, no? Sì, sì. Cioè, c'è libertà intanto, di interpretare i personaggi. Cioè, hai fatto spaventa pure il conietto, è fuggito. Sta cosa fa ridere pure senza audio. Sembra tipo il gobbo di Notre Dame. Sembrava il Grinch, sembrava, no? Top Grinch, Simone. Il Grinch. Che a me mi è venuto sempre da mettermi le mani nei capelli perché mi sparano di cavolate. Però finché se la sono cantata e suonata da soli... Aspetta che non si è sentito, c'era un audio un po' bassino. Diciamo che facciamo a me sto sempre da mettermi le mani nei capelli perché mi sparano di cavolate. Però finché se la sono cantata e suonata da soli va bene così. Cioè, nel senso, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire e che ti aspetti da uno che dice ma sul sociologico che c'entrano le competenze? Cioè, ognuno può dire il suo. Perché le competenze c'entrano solo sulle cose scientifiche dimostrate e quindi, cioè, capito, sul sociologico tutti possono avere una sua opinione, che non ci sono le competenze nel sociologico. Pausa. Ma sta citando te, Marra. Mai detto una cosa del genere. Ho detto... Beh, ha parafrasato male un tuo discorso. Chiaro, perché ha detto non c'entra un cazzo. No, ho detto molto semplicemente che determinati temi non scientifici o comunque parascientifici, non sono prerogativa di persone che hanno le competenze X, come il concetto di sensibilità, come il concetto di satira, come il concetto di umorismo, come il concetto di salute, che tra l'altro posso trattare perché lavoro 10 anni anche in quel campo, anche il campo motivazionale per quanto riguarda un discorso anche psicologico possiamo dire, quindi è una stronzata, non vuol dire ovviamente che una persona con determinate competenze psicologiche non sia più preparato, certo puoi esserlo, ma puoi dire comunque stronzate, ci metterà probabilmente una laurea in queste cose qui?
Bene, nel 90% dei casi non sono d'accordo con lei. Non dico impedisce che... di dire boiata. Sì, ma... il pezzo di cazzo. E molto spesso io ho contestato lei determinate cose che fino ad oggi non mi sono state ancora smentite. Quindi purtroppo non esiste qui il primato. Live. Qui non esiste il primato scientifico. Ci sono dei temi sui quali ci può essere un dibattito più ampio che vada anche fuori dalla vostra cerchia di indottrinati del cazzo. Andiamo avanti. No, adesso vediamo nel merito cosa mi contesta. C'è Saretta, dice: vi consiglio di vedere le stories di Cime Derava di qualche ora fa. Mo dopo questo. Mirava solo lei. Andiamo live fino ai 6 del mattino di sto giro. Ok. Quindi capirete bene che combattere contro i mulini a vento anche no, però cosa è successo di diverso? Che l'altro ieri loro hanno presentato un ospite a rappresentanza della categoria. Ah, Sbiru, come è? Sbiru. Anastasia, ma Anastasia. Non è rappresentante, lei non è rappresentante di nessuna categoria. Non è stata presentata come non la è, rappresentante dei grassi. Non è rappresentante di nulla, abbiamo visto un suo video. Mi è sembrata una ragazza con un punto di vista interessante, con più spunti molto interessanti, l'abbiamo invitata e abbiamo discusso, punto. Cioè, no, levatevi dalla testa questo concetto che ognuno debba portare dietro di sé una bandiera. Noi siamo i rappresentanti dei Io rappresento me etero. Stesso, Davide Marra, Anastasia rappresenta se stessa, parla in quanto ragazza cicciona come si definisce lei e dà un punto di vista sulla faccenda? Bene, rimane il suo. Non è che abbiamo lì il simboletto, ok? Questo è della il cicciona, è il problema. Così possiamo parlare. Abbiamo parlato comunque questo, di caro, questi temi. Caro Davide Marra, io non voglio, questo capito, è il problema. Il bollino di autenticazione per sì. parlare. Parlo quanto cazzo mi pare, smentiscimi nel merito, caro, se riesci. Caro Marra Davide, questo è il problema della politica identitaria della società. Identitaria che queste persone vedono con i loro occhiali alla quel film là, alla essi vivono. Vivono. No, com'era? Esse depensano. Vedono, loro non vedono te, vedono maschio bianco, sì. vedono quella. Ma vedono io ricordo grassa. Ancora Simone Santoro e caro mio Gianluca, la frase emblema della carissima Irene Facheris. Quale? Senza neppur aver visto il nostro video di critica, forse il primo, contro di lei. Sì. La sua risposta è stata: grazie Fieric per l'host. Grazie però. Sì. Una storia Instagram con la sua faccina. Questi maschi bianchi eterocis che pretendono di parlare di queste tematiche. Sì! Eccola. Batti mo' sta il microfono annichilito. Comunque Anna, se vuoi intervenire, non aspettare che te damo parola, cioè nel senso... No, io sono completamente d'accordo con Marra e con Simone, perché queste persone tendono ovviamente a ridurre il tutto ad un'etichetta, ad un'identificazione e eludendo un ipotetico discorso, ideologie, opinioni diverse, cioè una persona non deve... a forza tenere o stare in una determinata condizione per poterne parlare. L'ho detto già prima, quindi lo trovo alquanto assurdo, è un pretesto proprio assurdo. Scusatemi, parlo così perché mi risento. Eh sì, perché qua abbiamo dei molti problemi di audio, perché ci sei tu che ce l'hai troppo alto e questa che ce l'ha al minimo, quindi dobbiamo fare ogni tanto dei switch di guadagno. Computer. Andiamo avanti col video. Io francamente sono arrivato tipo alla fine della batteria. Questa maschera è un che in realtà non ha fatto altro che avvalorare le loro tesi, ma parlando di un body positive che si è sognata probabilmente questa ragazza, perché non riguarda proprio quello che è poi realmente il body positive, ma l'andremo poi a vedere nel... Scusa, ma chi lo decide, tesoro? Oddio. C'è una congrega di persone che decretano il body positive reale da quello fasullo? Quella è la sua concezione di approccio al corpo, all'estetica, al peso. Lo decidi tu? C'è una commissione di giuristi che decretano coloro i quali possono parlare di certe tematiche? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Sì.
dettaglio, perché vi farò sentire degli spezzoni, non ve li farò vedere perché non posso, l'audio mi hanno detto che posso farlo. Ma puoi farlo e anche quindi... con il video, vai tranquilla, non me ne frega un cazzo. Nessuno ti butterà giù nulla. Siamo puoi fare magari tutti i video che vuoi, Massimo, riceverai delle risposte che anche al nostro guadagno. Siamo pure carini. No, ma... gay ingenui. Sì. Almeno così anche il suo pubblico LGBT più YQZ dalla seconda uguale 204 è soddisfatto. E, no, io preferisco se mettete video almeno non decontestualizzate le nostre parole. Ci potete provare. Infatti, giusto. Pieric dice: quanto vi invidio, vorrei avere tutta questa gente che mi fa i video contro insultandomi. In effetti un po' è divertente, però certo alle volte... No, è divertente, ecco, magari commentiamoli anche insieme dopo. Però ci tengo a specificare una cosa: chi mi segue lo sa che non ho mai fatto dissing, non è una tipologia di indirizzo, ecco, che mi piace dare. No, ci stai solo diffamando. Vai tranquilla, però prego, prego. Vai. Il mio canale. E ogni volta che ho nominato canali più grandi è sempre stato per una pertinenza riguardo ai miei contenuti. Detto questo, io direi di andare no, dai. A vedere questa chicca. Ovviamente sarà impossibile farvi vedere, cioè farvi sentire tutta mezz'ora. La live, perché è un'ora e mezza di live, quindi magari anche meno. Vi prenderò le parti, insomma, più... Brava, decontestualizzo. Diciamo, noi almeno vediamo che tutti mi hanno colpita video. In sì, negativo. Sì, inizia la fine. Di tutto il discorso. Va bene, vediamo. Tranne quello dei bambi. Vediamo. Vediamo se farà delle mistificazioni, dai. Andiamo insieme le conclusioni. Sono grassa. E il motivo per cui... Questa è la nostra live. È la live dove tu non vi eri, John. Sì. No, non c'ero io. No, no. Con Anastasia. Stavo fuori casa, stavo da Anna. Si stavi da Anna a scopare. Sì, scopa sì. Da Anna e col coniglio. Sì, 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 sì. Come un coniglio col coniglio. Sì. Vestito da coniglio. Questa parte, mi raccomando. Prendete questa parte, mi raccomando. Con la testa del coniglio, tipo Lince che scopa. Stavo da Anna. Tipo un film di Lince. Non stavo con 38 di febbre a letto, stavo da Anna. Dai. Qua è che nei giorni scorsi ho pubblicato sul mio canale Instagram di signora nessuno, nel senso che non sono un influencer, non sono niente del genere, un video in cui parlo a modo mio, esprimo una piccola opinione, un mio concetto in relazione alla body acceptance e a tutto questo movimento che sicuramente mi riguarda e mi appartiene. Allora, lei parla di body acceptance e lo fa in un modo che sembra praticamente essere la stessa cosa del body positive. No, non è così. Inoltre lei... No, spiega perché... Ma che stai facendo? Woman splaining? Ma spiega perché non è così. Cioè io per esempio non lo so, ma continuo a non saperlo. Ma si fanno le... spiegasse come mai non è così. Cioè io non lo so. Si fanno le seghe sulle paroline, capito? Sui termini coniati da loro. Questa è body acceptance. Non è body positive, e parla nel merito. Vai nel merito. Non è body positive, è body acceptance. Aspetta Anna, mi sa che sei mutata, non te sento. Metto come al solito le bandierine, le etichette, sempre identificarsi in qualcosa, è il solito discorso. Anna, salvami tutti, prego. Purtroppo è così. Cioè, ma parla del merito senza che mette veramente ste etichette, no? È body questo, è body quello. Io poi è proprio una cosa che detesto, la rivendicazione dell'identità. Io parlo di body positive, quella non è body positive, e basta, parla del merito. Il discorso relativo all'offesa, alla battuta, all'aspetto alla grassofobia, fisico, alla salute, vai nel merito. Certo. Aspetta, mo' può essere che ci va. Beh, certo, speriamo. Andiamo avanti, vediamo. Fa riferimento a se stesso. Sta chiamandosi grassa, e questi due si emozionano, no? Greve. Ora pausa. Allora, questi due si emozionano. Però è stato simpatico, mi è piaciuto. Dai, che ti piace pure a te sotto sotto. Sì, è simpatica. Pure a te sotto sotto ti piace il Cerbero, dai, di la verità. Ma invidiamo. Di la verità. Dai, sì, poi c'è Gianluca. E di la verità, dai. Marra è una cosa. E di la verità, dai. Ma che te sei pippato? Ha iniziato la live, sembrava che stava per morire. Sembrava sì. Legenda col morso. Mi sono ringalluzzito. No, perché almeno posso dire una cosa. Posso dire una cosa. Anzi, le braccia così con quei fili.
Tipo un burattino, capito? No, perché gli occhiali, capito, sono molto... Me l'hanno ricordato. Un weekend col morto. No, sigaro. Ma sai perché? Perché... perché almeno qua c'è qualcosa di cui parlare. Cioè, là, sì, quella prima mi stavo proprio a nichili. Almeno qui c'è un po' di ciccio. Cioè, prima proprio lì. Oh, no! Ma nel contenuto. Barra! Ma no, sto body shaming di gratuito. Ma nel contenuto. Ma in che senso c'è una cosa di balena in testa? Ma nel contenuto. Dai, Marra. In quel caso c'era pure prima, quindi non sussiste. scusate. Chissà che te balena pure a te. Non sussiste. Diciamo che prima non c'era trippa per gatti, questo stai dicendo. Esatto. Ora c'è ciccia. Esatto. Ok. Foste informati su quali obiettivi si pone. Ora c'è trippa per gatti, ma un sacco di trippa. Andiamo avanti. Esageriamo. Uno mi butta tutto il cagliato. Oh, buono che sta incoronito. Malato. Tutto rosso poi. Dai, raga, devi scongiuro, raga. È completamente folle. Vi scongiuro, ragazzi, prego. Uguale all'emoticon rossa. Dai. Anzi, sto cazzo di video. Te credo. Un attimo a cambiare, sto a morire. No, ma diciamo. Mamma mia. Mo non so se, cioè, non andiamo avanti. Ok. Dice un attimo, aspettiamo Mawa. Tanto te hai qualcosa da dire, Anna, su quello che abbiamo visto finora, che io sono stanco. Che? Ragazzi, stavo cercando di settare il microfono, scusatemi. Ah, te l'ho detto com'è che... Oddio. È diventato tutto nero. Tutto nero, tutto Anna. Nero, tutto nero. Ma è crashato tutto? No. Ah no, aspetta, cazzo. Ma che è successo? Si sono chiuse entrambe le parti? No. Okay. Ah, ecco. Allora, vai, guarda, sì, segui quello che... No! Ma che tocchi? Ma fammi fare! Sti cazzo del Dumouse, porca troia! Porca madonna, aspetta, ma gli devo dare un'indicazione! Ma lo vedi che stavo smanettà, Gianluca! Aspetta, ma fammi risolvere questo problema, Danna, ci mettiamo 3 secondi. Allora, stia fermo, te faccia... Segua le mie istruzioni. In basso sulla sinistra, start di Windows... Poi, aspetta Gianluca, aspetta, rotella fermo, delle impostazioni. Fermo. Che no, ma non è quello, è quello, però poi non lo spiega. No, io è devo nato dire... molto tempo fa, ma non ha detto un cazzo. Devo dire 2 cose importanti. Allora, scusate, la registrazione era in pausa, mea culpa, l'ho ripresa ora. Da quando stavamo a risolvere la cosa dell'audio di Anna. Grazie. Ah, per chi sta guardando su YouTube, lei ha semplicemente consigliato di andare a sentire il podcast di Cime de Rapa. Ma se no, sì, lo scarichiamo direttamente, dai. Ma sì, dai, scarichiamo. La riscarichiamo proprio... come hai fatto oggi. Che problema c'è? Ma che l'ho fatta a fare questa operazione, allora? Vabbè, ormai la prima live l'hai registrata. O questa stop la scarichiamo. Ma questa è uguale alla prima, è la stessa della prima. Non ti preoccupare. No, non è la stessa registrazione. È lo stesso VOD della prima. Non ha senso scaricare quello completo. Vabbè, non ti preoccupare, ma sono due. No, due non minuti. So se si è sentito quello che ha detto lei. No. Ha detto andare a sentire Cime de Rapa. No, okay. Poi ha spiegato anche il fatto che cos'è la body. No, no, quello c'è. Ok, da dove è stoppato allora? Quando tu sei uscito. Quando tu te ne sei andato a in adesso. Ok, va bene. Allora, io nel video precedente... qui su YouTube, in questa live, non ho mai visto questo video, ho detto, da una sua frase, io ho già capito che lei segue Cime de Rapa. Confermate? Vi giuro che non avevo mai visto questo precedente. Video. Ha detto, perché aveva detto le sue stesse identiche parole. Quali erano? Non potete parlare di questi temi se non studiate, non mi metto a confronto di persone che non studiano delle competenze. Infatti sì, lei non sono ci ha opinioni. Studiato talmente tanto che non sa fare una distinzione tra due termini ed argomentarli, non ha saputo dire una data, top studi di tra questo cazzo, hai letto su Wikipedia una volta. Il secondo punto, il secondo punto, infatti, è proprio questo, ed è ciò che più mi fa imbestialire di questa poetica malsana che vedo in queste derive. Sì. Top indottrinata. Sì, allora sì. Travestono da persone dotte in materia. Quando sono indotte. Bella questa.
quando sono indotte, ma soprattutto incapaci di ragionare in maniera logica. Perché questo pippone che lei ha fatto sul femminismo storico, patriarcato, eccetera, può anche essere corretto, ma non c'entra un cazzo con ciò di cui abbiamo discusso nella live. Non c'entra nulla. Che andai, cioè, ha contraddetto la ragazza che ha dato un suo legittimo punto di vista su una sua condizione e sul modo di vivere a una situazione fisica, psicologica, di salute, quindi psicologica, ma anche di salute del corpo, e ha dato il suo punto di vista legittimo. Ha detto anche una cosa molto importante che io spero che citerà, cioè non va bene fomentare questa situazione, dire a tale alcune persone che magari non accettano il proprio corpo, perché solitamente in una condizione di obesità o insomma di un elevato tasso di grasso corporeo, solitamente questa cosa è accompagnata da un problema psicologico nel rapporto con il cibo, non è neanche giusto assecondare le persone nel proseguimento di questa condotta di vita. Quindi dare il cioccolatino metaforico va bene come sei, bla bla bla, eccetera, in realtà potrebbe continuare ad alimentare questo suo problema psicologico. Cioè è come se tu avessi un problema psicologico e invece che andare dallo psichiatra o dallo psicologo sentissi la Irene Fakeris di turno dirti che no, Simone, tutto a posto, non ti curare, Simone, sì. Non sei un narcisista, non sei uno schizofrenico, non sei un ossessivo compulsivo, tutto bene, vai tranquillo. Sì. Questo ovviamente solo nel caso delle persone che hanno dei disturbi con il cibo, ed è l'esempio che ha fatto lei. Poi se vogliamo toccare la parte di come ognuno affronta la propria condizione fisica nel rapporto con gli altri, quindi la battuta, il peso di determinate parole, eccetera, quelle sono delle opinioni individuali che non possono essere screditate a prescindere, perché lo dici tu. Marra, una domanda, secondo te no, sotto che criterio questa ragazza valuta le capacità di Cime de Rapa rispetto a Anastasia? Perché Anastasia non è abilitata a poterne parlare. Le valuta in base a quanto si trova d'accordo con quella persona. Esatto. Ecco, questa era la risposta che utilizzavo. Bravissimo, sono d'accordo. Quello soprattutto inerente alla body positive fatto con Mara delle belle di faccia, perché potreste imparare. Ci abbiamo tutti, tutti nel tre nemesi. Evviva! Tutti Marra. Al completo. Perché volete se bello sì, di faccia. Sì, sono bellissime di faccia, guardate che carino. Marra delle belle di faccia. Sì, ma poi ci fai caso quanto sono autoreferenziali? Cioè una setta satanica. Ma la cosa è incredibile. Io lo dico ogni live. Mo dovete confermare se è vero. Io su ogni live dico, questi mi sembrano la setta satanica del femminismo. Oh, pensano tutti, una cosa assurda. Anzi, tutti, sì, allo stesso modo. Bandiere e pappagalli. Seguite Irene, seguite Belle di Faccia, quell'altra pure che era, Carlotta, quella tizia che ci ha rotto i coglioni nel gruppo Facebook. Siete tutti uguali, siete ridicoli. Tutti. È molto semplice, molto conciliatorio, ok? Spalleggiarsi a vicenda, farsi le metaforiche seghe a vicenda, perché no, noi siamo nel giusto. Noi abbiamo la verità. Top illusione. Ma è semplice, Simone, non ti metti in discussione, prendi in prestito un pensiero fabbricato da altri e non analizzi mai caso per caso. No, quella non è grasso, quella non è body positive. Nah. È una ragazza che parla della sua condizione fisica, psicologica, in maniera diversa dalla mia. Non va bene. E poi tra l'altro, se proprio posso dire, posso intervenire, ieri ho fatto vedere un IGTV di Muriel che ne parlava proprio come esperienza di vita portando avanti il messaggio del body positive, e in questo caso anche lei ha raccontato comunque una condizione che viveva sulla propria pelle, così come ha fatto Anastasia, e sappiamo tutti quanti perfettamente che Muriel è un attivista che promuove il body positive, quindi... Vorrei sapere pure allora a questo punto se Muriel è competente nel poterne parlare. Ma va bene se sta in quella cerchia, cioè se hanno firmato la lista candidati dei femministi body positive, tutto acceptance tranne le opinioni altruis. C'è anche Adrian Fartade! Comunque siamo lì in mezzo. Continuino a dire che il Blue Yeti è un buon microfono che vi sputo in viso. Mazza.
Io mi ci trovo benissimo. Se regola moda solo il volume, mo' di moglie si è rialzato. Io mi trovo di Cristo. Ma che ne pensi di Adrian Fartate? Adrian Fartate è una delusione. Adrian Fartate è una totale delusione. E ha fatto il podcast con Cime Terapa e sposa questa stessa linea di pensiero. Ovviamente parlandone da un punto di vista scientifico, non è che sto dicendo che dice, no, che dica boiate. Nel suo campo dice cose giuste, ma lo trovo imbarazzante quando parla di altre cose che non c'entrano nulla con la scienza. Sul suo campo non sindaco. Chiariamo se non un po' il cazzo, ma perché è un bellissimo canale. Grande Adrian! Grande! Però anche lui. Però anche un top simp, vogliamo dirlo. Sì, purtroppo in queste cose sì. Però lo sai qual è il fatto, sì? Il triste fatto, sai qual è, Simone mio? Conviene dannatamente. Non dico lui in generale, perché magari poi è convinto, per carità di Dio, ma in generale conviene perché ti fai gli amici nella stessa cerchia, condividiamo le stesse idee, case editrici, ti dice qualcosa, TLON! Come no? Io faccio nomi e cognomi come Conte oggi, non me ne frega un cazzo, sono stufo della delegittimazione dell'interlocutore soltanto perché non sposa i vostri ideali scritti a tavolino. Comunque Link for Universe è invitato ufficialmente al Cerbero Podcast. Ovvio, ma io lo stimo, a me piace molto quello che fa e vorrei dibattere anche su queste cose perché lo ritengo un ragazzo intelligente. No, a me fa solo cringiare su Instagram, poi il suo canale YouTube è bello, ma su Instagram mi imbarazza, che devo fa? Quello pure io. Di più lui. Forse che ce ne vuole, Mi fa morire tutto. Aggiungo che quando si trattano certi argomenti, pur non volendolo fare dal punto di vista divulgativo, in qualche modo ne assume il valore, quindi di fare attenzione, perché si rischiano anche di fare figure di merda. Pausa. Un altro errore che fa questa ragazza. Non ho ancora capito quale sia la nostra figura di merda. Anna, per caso tu hai sentito una qualche critica nel merito? Assolutamente no, ragazzi. Io ho sentito solo, non sapete un cazzo. Andatevi a vedere i podcast, a sentire i podcast di Irene. Questa ragazza non sa che cos'è il universitaria, un'autorità, una professoressa. No? Questa ragazza non ha parlato del vero body positive, perché il vero body positive è quello delle femministe che nasce da là. Ma cosa c'entra? Non stiamo parlando di questo. Si fanno figure di merda. Va bene, sto ancora aspettando le tue argomentazioni. Dopo quasi 6 minuti, ma andiamo avanti. Attenzione, perché si rischiano anche di fare figure di merda. Un altro errore che fa questa ragazza è quello praticamente l'ha detto, guarda. Non aspetta, ti scongiuro, silenzio. Stai imitando Cime Terapa, ma aggiungo che quando si trattano certi argomenti, pur non volendolo fare dal punto di vista divulgativo, in qualche modo ne assume il valore, quindi di fare attenzione, perché si rischiano anche di fare figure di merda. Un altro errore. Cioè, capito? Cioè, poi dici perché ti incazzi, no? Ma io non voglio incazzarmi, io vorrei non incazzarmi, ma mi riesce alquanto impossibile. Come fai a non irritarti? Raga, avete appena fatto lo stesso, avete screditato Adrian solo perché ha fatto una live con Cime Terapa. Questa superiorità, no? A me dà fastidio, l'atteggiamento alla Cime Terapa, sta superiorità proprio con la convinzione, io ne so più di te. E non me lo dimostri perché non hai detto un cazzo, e screditi anche contenuti che non hai visto. Cioè, ma come fai a non irritarti? Ma io mi sto trattenendo, ma io partirei proprio in insulti. Infatti sono incazzato. Adrian, abbiamo detto prima, stiamo scherzando, è un grande. Mi ha fatto cringiare vederlo nella lista di queste persone. Ci ho detto, non significa che non lo ascolto volentieri, l'ho anche invitato. Stronzate. Recentemente Adrian ha fatto un post, entriamo nel merito, no? Ha fatto un post dove ha detto hanno fatto una commissione di scienziati per il Covid, non mi ricordo cosa fosse nello specifico, di 20 persone, sì. E si è indignato perché queste persone sono tutte uomini. E quindi poi ha spiegato perché, io gli ho commentato ok simp su Instagram. Sì, va bene ragazzi, quindi non siamo d'accordo con alcune sue idee su questi temi qui, però può tranquillamente dirle e lo rispetto per molte altre cose. È invitato ufficialmente, come è invitato ufficialmente anche questa ragazza. Capisco che sia il vostro idolo e fate bene, perché è una persona che fa un ottimo lavoro, migliore assolutamente del mio, però
io sono convinto che alimentare questa setta qui, per me è tale, sia sbagliato. Posso dirlo? Ma poi tra l'altro, Marra, loro si riempiono la bocca di inclusività, però poi nel momento in cui devono esprimere determinate opinioni, ideologie, iniziano a mettere, diciamo, i marcatori, no? No, tu non lo puoi dire, non hai la competenza. No, il body positive non è questo, è body acceptance. Cioè, veramente, devi avere solo la competenza specifica per poter parlare di determinati argomenti. Tipo, spostano i pezzi del puzzle a loro piacimento. Esattamente. Sì, 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 sì. Bello. Come... Sì, no, ma io continuo a dire comunque che lei non ha ancora detto nulla nel merito, no? Sono ancora in attesa, sono ancora in attesa. Sentiamo, magari. Ha fatto Anastasia e non era nemmeno, io non sono d'accordo con quello che ha detto, una critica ho sentito, Anastasia. Vorrei sentire, anzi, ma spiego perché? Io vorrei avere il piacere di un confronto tra questa ragazza e Anastasia. Sì, ma non ha spiegato perché, ha detto no, quello se non è body positive, quel body positive è il mio, è mio, è il nostro, non ce lo rubate. Se no poi come vendiamo i libri, come campiamo? Accenno a livello storico al body positive, però onestamente non è una... Ma non c'entrava niente come obiezione Anastasia. Che fa questa ragazza è quello praticamente di far intendere che si vuole a tutti i costi che una persona si piaccia così com'è. No, diciamo che vengono dati gli strumenti affinché una persona possa apprezzarsi per quella che è, ma in realtà la cosa è molto più profonda, semplicemente siamo tutti validi e comunque ognuno ha il diritto di sentirsi come cacchio gli pare. Le donne si stuprano, certo l'acqua è calda, la musica è arte. Va bene. Quindi mi posso sentire anche in disaccordo con lei? Cioè. No, 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 questo non vale, sì. Il puzzle è stato appena cambiato, non puoi... Vogliamoci... Ma questa cosa che ha detto, che punto è stata contraddetta da me, Simone o Anastasia? Nessuno. Ha fatto buone, semplicemente un discorso più ampio, più intelligente, più sottile, che forse non hai compreso. Mi andavo di traverso qualcosa prima, quando ho riso. Piacere a tutti i costi. Non tue, altrui. Non tue, le stronzate altrui. Queste cattiverie gratuite nei miei confronti. Non tue. Ti devi sentire bella a tutti i costi. No, cioè se ci arrivi con un percorso di introspezione personale, tanto meglio. Se ci arrivi con un percorso di illusione personale... Complimenti, cioè costruisci di tutte infrastrutture di illusione, di bugie. Esatto, esatto. Poi questo arrivi, è un punto fondamentale ed è ciò che abbiamo detto anche con Anastasia in mille altre live. Sì. Se una persona ha un rapporto con il cibo difficile, quella persona non va confinata in un mondo di illusione dove nessuno baderà al suo aspetto, dove la sua salute non sarà intaccata da quello stile alimentare. Non funziona così. Se una persona ha determinati problemi, come può essere il rapporto con il cibo, i disturbi alimentari, si deve dire chiaramente. Questo non significa assolutamente che quella persona debba essere discriminata, debba essere insultata, sia diversa dagli altri. Assolutamente no, è un discorso personale a favore dell'individuo X. Se invece noi assecondiamo questo pensiero qui, si crea un effetto terrificante, cioè quella persona si illude di essere a posto anche da un punto di vista salutistico e da un punto di vista dell'accettazione altrui, perché si accompagna con persone che dicono soltanto quello che vuole sentirsi dire. Poi però, purtroppo, viviamo in una società e appena esci da quella porticina del mondo immaginifico di Cime da Rap, prendi la batosta, perché il mondo non è questo. La batosta può essere salutistica. Toc toc! C'è qualcosa che non va. Oppure di rapporto con gli altri. Diabete. No, rapporto con gli altri. Sei cicciona. Cosa? Cosa? Sono cicciona. No, mi hanno sempre detto che sono bellissima, che ogni corpo è uguale. Non è ogni corpo, non è uguale. Non è uguale. Non significa che sia migliore, peggiore. Non è uguale. Devi, purtroppo,
renderti conto che il mondo non è quello che ti sei costruito. Allora, o prendiamo per il culo queste persone, quindi Simone, hai un problema mentale? No, ma tutto a posto, non ti curare, zì. Le voci che senti nella testa sono normali, sono tuoi amici. Io sto prendendo un po' di peso, mi vedo un po' male. No, sì, sei bellissimo così. Davvero, quindi posso continuare a scofanarmi di merda. Sì, tanto il mondo ti accetterà per quello che sei. Beh, in effetti. Oppure, capito, una persona tipo come... È una win-win situation. Sì, sì, certo, poi però magari esci fuori... Ah sì, basta, quanto ti sei ingrassato? Ma cosa mi dici mai? Cioè, capito? No, ma veramente, l'esempio più calzante è mettere Fede, a pari... Fede, una gioia che ti sta contestando per... Vai, Fede, dimmi. Dice, ma Marra, che c'entra? Se io mi sento figa, chi cazzi se ne frega di quello che dicono gli altri? Benissimo. Come non mi sento bella solo perché lo dicono gli altri, se io sono la prima a non piacermi? Allora, innanzitutto, noi dipendiamo anche... La nostra opinione deriva anche dall'opinione altrui, questo esatto. È ovvio. Non ho mai detto questo. Se tu ti senti bene con te stessa e con il tuo corpo, va benissimo. Qui stiamo parlando di persone indottrinate che si convincono di stare bene con loro stesse, ok? Perché queste persone dicono determinate cose. Quindi è un'illusione. Se poi volete vivere nell'illusione, a me va bene, tanto ce l'abbiamo tutti le nostre illusioni. Io mi credo un figo, sono un coglione. Va bene. Però, quando c'è di mezzo la salute, e anche, ripeto, un mondo che prima o poi ti dice in faccia, guarda che non è così. Quello che dici tu, Fede, è giusto, ma l'ha dimostrato Anastasia. Anastasia ha piena consapevolezza della sua condizione e si accetta, è consapevole dei suoi difetti, è consapevole dei suoi limiti, ma si piace. Pensa di essere una bella ragazza. Lo è. E sta benissimo con se stessa. Ma perché? Perché non si è illusa. Magari con l'illusione facherisiana avrebbe preso altri 15 kg. È un'ipotesi, eh? Ma infatti diciamo e che... probabilmente non si sarebbe sentita in forma, come infatti ha detto lei stessa. Che sta di il messaggio della body positive, no, del movimento body positive, in realtà non promuove l'accettazione di se stessi, ma anche la consapevolezza del rischio a livello della salute che comunque di cui si può rischiare, insomma, non è quello che sta dicendo lei, non è l'accettazione a tutti i costi. Certo, Anna, perché con questa mentalità... Anzi, lei ha fatto una scissione, cioè quello che sto dicendo io per lei è body acceptance, mentre per il resto al body positive è altro, in realtà no. Anche se andiamo a vedere il movimento body positive americano, dice esattamente quello che sto dicendo ora. Io me lo taglio il mouse un giorno. Ah sì. Allora, ma non lo senti che clippa? Ma c'è il guadagno. Pensi? Sono io il tecnico audio o sei tu? Ma infatti si sente di merda con un Blue non Yeti. Non cambia nulla con il guadagno. Vabbè, mica sto lì. Ma clippa da basso. Io ho provato ad abbassare, però purtroppo mi ritorna su. Sì. Non lo so. Gianluca voleva che abbassassi il guadagno, che in realtà lavora sull'uscita. Okay. Ma se dall'entrata c'è un problema, posso abbassare quanto cazzo ci pare, ma clippa uguale. Il video di questa ragazza, Gianluca, devo ripetere? Fondamentalmente, per l'appunto, è in sovrappeso. No. Per cui probabilmente sulla sua pelle non vive un quantitativo tale di discriminazioni che può vivere un corpo già diverso. Non ho capito nulla. Purtroppo non ho registrato la clip inerente le parole della ragazza. Sta scammando serata. Ma a parte, ma non sa scrivere? No, ma non sta di un cazzo. Poi cioè, stiamo perdendo tempo. Purtroppo con non ho registrato la clip inerente le parole della ragazza sulla percezione che essere grassi sia un difetto, virgola, per cui ricorderei che le persone non sono camicie senza asole e che i canoni estetici sono cambiati profondamente nel corso della storia in relazione al contesto sociale. Questo l'ha detto anche Anastasia, tra l'altro. Basterebbe aprire un libro di storia dell'arte qualsiasi. Allora, guarda. Allora, guarda questa ringa. Non dice nulla. Dice una cosa già detta da Anastasia. Cioè i canoni estetici che sono, non solo cambiati, ma anche che possono cambiare ulteriormente. Vabbè, abbiamo fatto anche il discorso, no? Io non sono bella, anche se grassa, sono bella o brutta, appunto, a seconda dei gusti, eccetera. È un'ovvietà pazzesca. Quindi già sta dicendo una cosa che abbiamo detto anche noi, sulla percezione che essere grassi sia un difetto, effettivamente lo è.
Ragazzi, cerchiamo di vederne un po' di più. Vedo sentì altri 23 minuti di questa. Andiamo avanti. Che parla a vanvera. Vabbè, andiamo avanti. Vediamolo un po' di più prima di. Va bene. Scusami. No, mica. No, ma mica per voi, è questa che non sta d'incazzo. Non mi sta assurda. L'unica aggiunta è un difetto a livello estetico? Probabilmente no. Difetto a livello di salute? Sì. Prima cosa aggiunta. Essere discriminati per gli atti è diverso da essere presi. No, no. Una troia. E probabilmente sulla sua pelle non vive. Essere discriminati per gli atti è diverso da essere presi volariamente in giro. E lo spiego facile. Essere discriminati sbagliati. Essere presi volariamente in giro? Giusto. Cioè, fatemi capire. Possiamo ridere di 6 milioni di ebrei sterminati, ma non della vostra pancia? Davvero? Uno. Chi è che ride di 6 milioni di ebrei sterminati? Vabbè. Scusami? Davvero? Uno. Chi è che ride di 6 milioni di ebrei sterminati? Vabbè. Secondaria cosa? Vabbè, black humor. Opinabile la sua effettiva divertentezza. Però esiste. Discriminati. Ah, il problema, Simone, è che loro vogliono censurare anche questo. Cioè, per loro non si può fare humor. E poi, cioè, scherzare su una persona cicciottella, cicciona, è uguale sullo scherzo in relazione agli ebrei? Divertentezza, è lettera, un neologismo. Comunque, il fatto che voi in chat abbiate risposto che io sì, io rido per gli ebrei, io rido, dimostra quanto in realtà questa cosa nata come black humor ormai sia una cosa così sdoganata e da normi. Sì, ma anche forse a me non fa ridere particolarmente, poi viene la battuta, no? Però non la censuro a prescindere. Dai, cazzo, non toglietemi le battute sugli ebrei. Quanto siete enormi! Porca troia, quanto mi fate incazzare! Ma che volete dire agli ebrei? Mamma mia! Elencatevi le battute sugli ebrei. Vabbè, ma al di là di questo, però, che possono essere enormi o non far ridere, tu priveresti del diritto al black humor? No, assolutamente no. Appunto, basta, fine discorso. No, perché Mostiscia la notizia ha fatto pure il servizio contro le battute sugli ebrei, no? Vabbè, l'ennesima stronzata. La guerra tra i boomer e i normi. Sì. Vabbè, l'ennesima stronzata. La guerra dei mondi. Magari sono battute di merda. È come il discorso che facevamo l'altro giorno sulla bomba da pasta. È una merda, sì, però non è che lo bannerei in quanto... Vabbè, comunque, ma sei il primo che fa le battute del genere sui ebrei. Vabbè, forse su Hitler un paio di volte, ma... Dici? Sì, vabbè, ma roba... È indottrinato da PewDiePie. Roba de saluto, cose così, Bivalduce, ste cazzate. Vabbè, mica una battuta sugli ebrei. No, e le mie fanno ridere. Sbagliato, meno male che l'ha detto. Essere preso in giro bonariamente va bene. Chi decide quanto, come e perché? Cioè, voglio dire... c'è una misura nella quale dall'essere preso in giro bonariamente... diventa una rottura di coglioni e poi bullismo? Ci sono degli step, nel senso, cosa? Ok. Ovvio. Contesto, tono, sensibilità individuale, perché nessuno dice che la persona non possa sentirsi offesa da una battuta del genere. Nastasia ha semplicemente mostrato una alternativa, ok? E ripeto, piuttosto che mettere sotto al tappeto determinate problematiche che si hanno in relazione al proprio peso, lei ha deciso di accettarle a viso aperto. È una sua cazzo di scelta. E non puoi screditarla perché non la pensa come te. Gioia, hai 5 minuti, ti sono pure molti, per citarmi minutaggio di una volta che ho fatto una battuta sugli ebrei o verrai bannata. Basta questa diffamazione gratuita. Simone, hai fatto battute contate virgolette sugli ebrei di un cringe. Vabbè, ma quali? Dove? Quando? Dai. Cioè, te lo stai inventando? No, ma se l'hai inventato di sana pianta, ragazzi, ma basta difendere questa! E mi avete rotto il cazzo! Se l'hai inventato tipo adesso di sana pianta dal nulla! Dal nulla! Dal buco nero del suo cervello! Dove l'ho fatto? Linkalo!
Vabbè, dai. Te lo sei in... ma no, ma se... no, Davide, per favore, ma ti prego, se l'hai inventato dal nulla. Per favore. Vabbè, andiamo avanti. È come se mo si inventassero frasi che tu non hai mai detto, ma ti incazzeresti. L'hai detto, ho capito, va bene. Ma se lo dice, capace che hai detto in tuo ricordi, poi. Può essere. Se lo ricorda lei. No, io mi ricordo delle cose su Viva il Duce, una battuta sugli ebrei. No, Viva il Duce, roba su Hitler, qualcosa avrei fatto, però non mi ricordo. Così. E tu dubbi, qualcosa avrà anche detto. No, qualcosa su Hitler me la ricordo pure io, sinceramente. Che era? Ho sentito un botto. Non c'entra niente Hitler. A parte non mi sembra di fare battute su Hitler. Voi comunque, potete sugli ebrei. Sugli ebrei, voglio sapere. Vabbè, comunque dai, non era questo il punto. Hai detto gnè ebrei nei forni. Comunque già ho detto gnè ebrei nei forni. A parte che io mi dissocierei comunque. Mi dissocio, ma che battuta è gnè? Io mi sto pure a perdere quello che sta di vabbè, andiamo avanti. No, forse in effetti qualcosina sì, però non è questo il punto. Sì, dai. Sei allo stesso livello di fede, no, che presuppone. No, sì, se andiamo a cercare una cosa dei forni, effettivamente. Mettetemi davanti alla mia ipocrisia. No, vabbè, ma scialla, ma anche fosse, cioè, ma che è un problema? Avrei fatto una battuta. Ma se io dico che non l'ho detto e voi dite sì, io vi ridico, ok, dove? Se non lo sapete, vabbè, basta. Ora devono andare a prendere 600 live. Ma mi accusate di una cosa che dico di non aver fatto? No, io non t'ho accusato, sto dire che può essere. Non lo escludo, perché qualcosa mi ricordo pure. Può essere che l'hai fatta non pensando. Non mi posso ricordare 600 puntate. Vabbè, mo non ci fermiamo sui ebrei, sennò poi ci facciamo... Ragazzi, io vi saluto perché ho questo problema all'audio, non voglio disturbare, scusatemi. No, vabbè, ma abbassalo come ti ho detto io prima. Basta, no, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Va bene così, ragazzi, grazie mille. Grazie a te, Anna, grazie. Ciao, vi continuo a seguire. Seguite tutti Red Lilium su Twitch. Ciao. Ciao, Anna. Ciao, amore, ciao. Andiamo avanti. Ok, ora possiamo allargare questa ragazza. Perché ridi? Possiamo allargare questa ragazza? Allarghiamo, ora allarghiamo un attimo. Allargala, tu dubbi. Ora l'allargo. Allargala per bene, così possiamo andare avanti. Non posso manco più parlare. Che cazzo ridete? Non si può fare sta cosa, sì. Perché? Cosa? Perché non si può come fare. Non si può dare un quadro. Va contro le logiche della body acceptance. L'ho allargata, Gianluca. Abbassala pure un po'. Guarda che tre schifosi. Abbassala uomini, pure un po'. Guarda che tre schifosi maschi bianchi etero grassofobici che ridacchiano tra loro che siamo. Abbassala un po', aspetta. No, poi copre questo. Tro qua. Va bene così. Sai. Ah, ti sto prendendo in giro bonariamente. Un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, cinque giorni. Quando è che uno ha il diritto di sentirsi offeso e dire ci avresti anche un po' rotto i coglioni? Quando è che uno ha il diritto di fare una battuta? In questo mondo, allora? Non c'è libertà di espressione. Andiamo avanti. Aspetta, che mi aveva scritto Simone... No, niente. E soprattutto, quando è che uno ha il diritto di dire guarda, stai facendo bullismo? Accettarsi è diverso da arrendersi. Questi attivisti da tastiera non vogliono agire. Sei bello così come sei, smetti di fare qualsiasi cosa. Ma sì, ma smetti... Dove? Dove viene detta esattamente questa cosa? Semplicemente ci si auspica che si segua se stessi. E basta. Quello che... si vuole per se stessi indipendentemente dalle pressioni esterne e basta. Cioè, non si parla di bello, brutto. Ho sentito anche che molto spesso viene confusa la cosa con come se la gente dicesse non devi dimagrire. Ma chi lo dice? Anzi, non c'è un movimento più libero di questo, dove praticamente puoi essere come e quello che vuoi, basta che tu non rompa il cazzo agli altri. Potete rendervi esteticamente gradevoli in milioni di altri modi, smettendo di far finta che non vi interessi. Lo decide cosa e chi è esteticamente gradevole? Perché dovrebbe essere motivo di preoccupazione per gli altri, se non ti piace, non ti piace, punto. Cioè, non... perché imporre agli altri il modo in cui si devono sentire? Potete essere delle belle persone. Quello che devono pensare, sì. Ma delle belle persone. E sapete. Giustamente, sei un cesso, devi compensare in qualche modo, no? Perché prima dice che grasso non vuol dire brutto necessariamente. Non so se sono riuscita a riprenderla quella parte. Su YouTube. Però poi dice. No, non gliela faccio. Ma che problemi hai? Lascia sta. Anche che, vabbè, potete essere delle belle persone. Ok, compensiamo in qualche modo, non lo so, imparo a cucinare.
imparo boh, a mettere le tende, non lo so, ti serve che ti metta due lampadine. Scusa, pausa un attimo, Compensiamo, sai. non ho capito, cioè qui cosa sta sostenendo? Che c'è il diritto alla bellezza? Non lo so, Non è un non ha discorso di detto, non credo abbia detto questo, ma comunque ti rispondo, non c'è quel non è un diritto. discorso di compensazione quello che faceva Anastasia. Era un discorso legato al diritto alla bellezza che non esiste. Lei ha detto ovviamente la bellezza non è tutto, ci sono tante cose nella vita, quindi non per forza uno deve perseguire quella bellezza estetica. Invece il problema di questi movimenti è che illudete le persone di essere tutte bellissime. Mi dispiace, non è così. Sempre, anche perché si sa, no? Noi piatti siamo quelli simpatici. Condividete se condividete. Ridere si può ridere sempre. Glielo vai a dire tu a quelle persone che vivono male certe cose e non hanno età queste persone. Ci sono anche le ragazzine e i ragazzini. Perché bisogna dire quello di cui è lecito ridere? Soltanto perché è una cosa che non ti riguarda direttamente. Perché sì, per come sei fatta tu, non ti riguarda direttamente. Non puoi decidere gli altri per cosa devono offendersi. Io non decido per cosa possono offendersi gli altri quando la cosa non mi riguarda direttamente, perché non la vivo. E poi, addirittura, hai così poche argomentazioni a sostegno della tua simpatia e del tuo essere brillante che hai bisogno necessariamente di fare battute sui grassi? Mi ha infastidito questa illusione che molto spesso vogliono far passare. Cioè, Non capisco loro cosa. parlano come se le persone grasse non sapessero di essere grasse. Boom, notizia, scoop, le persone grasse sanno di essere grasse. Non c'è bisogno che lo facciate notare ogni momento, non c'è bisogno che pensiate che ci illudiamo di non esserlo, semplicemente gli specchi li abbiamo anche noi a casa. Movimenti, ecco, body positive, eccetera. Alla base è chiaro che il discorso è una persona non va discriminata per il suo aspetto fisico, ma è una banalità al pari delle donne non si stuprano, cioè l'acqua è bagnata. Grazie. Non è messo in grado che le donne non Evidentemente si non è una stuprano. banalità perché Aspetta, non per vengono ancora. 20 minuti. La faccia del trigger. Sì. Come... Per il suo aspetto fisico, ma è una banalità al pari delle donne non si stuprano, cioè l'acqua è bagnata. Grazie. Ma non ho capito cosa, però. Cosa ho detto? Non ho Alle persone sentito. grasse Base, è chiaro che il discorso è non bisogna. movimenti, ecco, body positive, eccetera. Alla base è chiaro che il discorso è una persona non va discriminata per il suo aspetto fisico, ma è una banalità al pari delle donne non si stuprano, cioè l'acqua è bagnata. Grazie, Ecco, chiaro. esattamente. Evidentemente non è una banalità perché le donne vengono ancora stuprate. Oddio, l'ha detto davvero? Dai, sì, possiamo No, chiudere io questo sono sicuro, scempio? Io sono sicuro Non ce che la faccio, regà, alla dai, ma fine che è? Per lei cortesia. dichiarerà, ragazzi, in realtà sono una fan del Cerbero Podcast, era tutto un troll. L'ha detto davvero. Cioè, ma te L'ha detto davvero. rendi conto? C'è gente che sostiene che la Terra è piatta. Poi venitemi a dire che una che ha 15 anni. Sì, che c'ha 700 lauree poi. Poi venitemi a dire che una che ha 15 anni è meno intelligente di una che ce n'ha 30 perché l'età è importante. Poi a parte non c'entra niente, sembra pure una cosa un po' pederasta. Però per dire, sta a fare discorsi da 14enne. Quindi non fraintendete le mie parole, Evidentemente non è una banalità perché le donne vengono ancora stuprate. vengono ancora stuprate perché non c'è abbastanza Cioè, gente che dice che venitemelo a le donne dire non che si le donne stuprano. sono E importanti per il Gianluca, lo sai che cerbero. l'omicidio è Venitemelo a dire. sbagliato? Ma davvero? Però c'è ancora gente che uccide. Non è possibile, ribadiamolo, ragazzi, uccidere è sbagliato. E finché non cesseranno tutti gli omicidi sul pianeta Terra, noi lo ribadiremo! Veramente l'ha Cioè, detto. pure Gesù ha Venite avanti. detto, cioè pure Mosè nei comandamenti diceva che l'omicidio è sbagliato, però Niente, non ancora l'essere umano eh? Niente non proprio. ha capito che è sbagliato. La guerra è brutta, scrivono in chat. Ma c'è perfettamente ragione, però esistono le guerre ancora. La musica e arte, c'è ancora qualcuno che sostiene il contrario, incredibile. Mamma, in che mondo viviamo? Mamma mia. Quindi non è una banalità, e non è una banalità perché voi avete preso una cosa bella che dice delle cose specifiche e l'avete trasformata in tutt'altro. Quindi non è una banalità, Pausa. evidentemente. Io sto Non capendo, capisco a cosa si mamma stia riferendo, quale sarebbe la cosa bella? A mia. body positive? No, no. Ha degli aspetti che sono sacrosanti, ha
ha delle derive orrende che vanno combattute e io sono qui. Un po' ridicolo, ecco, il fatto di far passare qualsiasi condizione fisica come bellezza che deve essere tale per tutti. Non è così, mi spiace. La verità è che vi rode se una persona grassa si piace, ma il fatto di piacersi, io mi piaccio, non significa che dico, ehi ciao, io devo piacerti. No. Ma che cazzo? Processo di intenzione. Ma chi l'ha mai detto? Ho risposto anche prima a Fedemano Gioia. Ma cosa stai dicendo? Ho detto semplicemente che tu puoi piacerti quanto vuoi. Puoi crederti una donna meravigliosa dal punto di vista estetico. E fai anche bene a farlo. Però, dopo un po', ci si scontra con la realtà. Quindi, la realtà, ha detto lei, la verità è che vi rode. Lei sa, sì. Lei sta nella nostra testa. Simone, se io ti illudessi costantemente di essere un genio e tu ti convincessi profondamente di essere un genio, poi prima esci di casa. Esci di casa e la prima persona che incontri ti mette davanti alla realtà dei fatti. Secondo te sarebbe un trauma maggiore o minore rispetto ad una presa di consapevolezza dei propri limiti? Azzarderei dire maggiore. No, cioè non vale la stessa cosa per quanto riguarda l'aspetto estetico? Vale, perché è una cosa che riguarda la sfera dell'identità. No, cioè. Poi ripeto, se una si sente bella, ma ben venga, io sto solo dicendo persone generiche all'interno, ma non ce la faccio più, sto impazzendo con tutta questa roba. Persone all'interno di questa congrega, va benissimo, sentitevi a posto con voi stesse, questo è fondamentale, però non illudetevi, perché il mondo là fuori non vi mentirà come i vostri amichetti arcobaleno, spesso magari ipocriti, perché poi sono i primi che alle spalle vi diranno il contrario. E basta, però certo, l'importante è stare bene con se stessi. Una persona grassa può stare benissimo con se stessa ed è giusto. L'importante è che, ripeto, non si illuda e non usi questi sbagliati trattamenti esterni come giustificazione per non fare un cazzo, ma per il semplice motivo che a un certo punto, ripeto, ci starà male. Se poi questa cosa non la tocca minimamente e sta bene nel corpo in cui sta, io non dico nulla. Ripeto per l'ultima volta una battuta che ha fatto Filippo Giardina in un suo spettacolo. Mia sorella da piccola era una balena, per farla lato dubbi, venne presa in giro a scuola, andò da mia madre in lacrime e mia madre le disse: no tesoro, sei bellissima. E mia sorella c'aveva un culo che faceva la provincia. Stessa cosa, io, Filippo Giardina, venni preso per il culo dai miei compagni perché nasone e con la gobba. Andai da mio padre e lui mi disse: c'hanno ragione. È così. E pure l'altra volta abbiamo raccontato che anche a me dicevano, mi chiamavano Panzoro, e mio padre ha fatto: guarda, guarda che panza che c'hai. E secondo te invece, secondo queste persone, io il pericolo che rilevo non è quello della totale accettazione di se stessi, ma magari fosse sempre così. Il problema è che se nessuno ti dice alcune cose e ti illude, tu magari potresti continuare a fare del male a te stesso, sia fisicamente, ripeto, ok? Anche perché loro propongono modelli di ragazze palesemente in sovrappeso o obese, promuovendole come modello giusto, quando per anni hanno fatto la lotta alle anoressiche in passerella. Questa cosa è ridicola. Molto spesso lo fanno per giustificare la loro pigrizia. Ripeto, stai bene in un corpo grasso? A posto. Però devi essere consapevole. Punto. Comunque, secondo me a Bambi rode che io mi senta bello con i miei capelli e quindi mi ha fatto body shaming. Questo. Stesso ragionamento. No, ho deciso di sì. Devo piacerti. In ogni caso, ti piaccio. Ti piaccio. No. Ognuno ha il suo gusto. Anch'io, stranamente, sai, le persone grasse hanno dei gusti. Semplicemente niente è brutto, che è diverso. Ti piace niente... mangiare de merda.
Vabbè, ma lo facessero. Niente, vostro diritto. Poi il discorso del gusto è sacrosanto, ma c'è gente che ama mangiare la merda, c'è gente che si scopa i cadaveri, c'è gente che ama le ragazze in carne, le ragazze anoressiche. Non sto scherzando. C'è una parafilia, c'è anche, non lo so, i bodybuilder estremi per me fanno cagare, ma loro si piacciono a qualcuno. I gusti sono insindacabili, però la condizione di salute è un altro discorso e l'illusione dinanzi ai fatti è un'altra. No, però ho due dubbi. Io sono grasso e mangio solo insalata e vado in palestra. Sbaglierai sicuramente qualcosa, se vuoi ti do qualche consiglio, oppure hai qualche patologia. Peccato che solitamente in questi casi specifici rientrino circa il 5% delle persone in sovrappeso, ma andiamo avanti. Il che va bene, eh? Cioè, non è che non si può essere grassi, a me non mi frega un cazzo. Io detesto la retorica del no, sono grassa e vado bene così. Devo andare bene così per tutti, devo essere considerata bella da tutti. No, tu ti senti bella? Benissimo. Sei in salute? Benissimo. Non sei in salute? Scelta tua. Non merita rispetto, che è diverso anche questo. Nessuno ha mai negato rispetto ai grassi? Ci sono delle linee neanche così tanto sottili, sono dei bei cavoni queste linee. Bisognerebbe semplicemente informarsi e averne le competenze, che a voi vi rode quando vi si dice. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. A me competenze mi sta uccidendo, su cosa? Cosa hai detto? Che cosa hai detto? Ma lei che competenze ha? Ma perché non le nomina? Ma competenze su non che? Me le mostra? Ma mostramele ste cazzo. Ma la vogliamo invitare? Ma vieni al Cerbero Podcast e tu mi devi mostrare finalmente le tue competenze che a noi mancano. No, ma a me... Vieni qua e mi dici, guarda, io ho queste competenze. Perché io da questo cazzo di video non ho sentito nulla. Esatto. Nulla! Ma lei, che dice lei per me può avere anche 15 non lauree. Sapete, non potete parlare, lei ci riprende, che è ancora peggio di esprimere un ragazzo di un'opinione, orca madonna, e non mostra i fatti, le fonti, le prove, nulla. Lei per me può avere anche 15 lauree, cioè il Divino Telma ha 5 lauree, ma non significa che non possa dire stronzate. Vabbè, ma noi del Cerbero Podcast abbiamo fatto l'Università della Strada. Le donne si toccano manco un fio. È per questo che possiamo parlare di tutto. Sì, come sul fatto che le donne non vadano stuprate, per esempio. Dovete avere le competenze. E ricevono ancor più danno, ancor più dolore nel momento in cui le persone fanno notare che quella cosa è vera soltanto nel loro mondo fasato. Sono d'accordo con Marco. Quindi giustamente, diciamo, mi vuoi spezzare un'illusione che poi sta solo nella tua testa, tra l'altro, dicendomi mille volte, guarda, sei grassa, sei grassa, sei grassa, sei grassa, perché lo fai per il mio bene? Guarda, grazie, veramente. Vai anche a spezzare sigarette in giro a quelli che fumano? Pausa. O a regalare preservativi a chi non fa sesso protetto? O non lo so, visto che per te ovviamente, per voi ovviamente, l'essere grassi è una scelta, e quindi mi sto ponendo tutta una serie di condizioni nelle quali, diciamo, presume ci sia una scelta alla base. Nessuno fa l'apologia, della sigaretta, cretina. No. Ma fai esempi di merda. Chi fa? Allora, io poi ho anche detto più spesso, spesse volte che sbaglia la persona che utilizza il pretesto del grasso altrui, dell'obesità altrui, per offendere con questa scusa, no? Cioè, lo sto facendo per te, ma in realtà ti offendo, è vero. Sono d'accordo, succede. Ma quello che dici tu in relazione alle sigarette, nessuno fa l'apologia del fumo. Ok? Sì, cioè, tu vuoi fumare, ti vuoi far del male? Perfetto. Ma sulle sigarette c'è scritto fa male alla salute. Nessuno ti dirà Simone, continua a fumare quanto vuoi, è una tua scelta. Certo che lo puoi fare, ma non è un'apologia. Questa roba qui è un'apologia che può alimentare meccanismi di disturbi alimentari errati. Altrimenti, se facciamo questo discorso, allora ci mettiamo a fare il partito dei nicotinafobici. Davvero, mo tocca parlare pure di consapevolezza, cioè come se stai a parlare con un bambino, no? Sono argomentazioni ridicole. In chat dicono, Marra 3 settimane fa disse fumare è dannoso quanto l'errata alimentazione. Beh, è attuale. Certo, e quindi? Bisognerebbe partire dall'assunto che la bellezza non è un... Eh?
Perché hai detto sta cosa? Perché non ho ascoltato quello che hai detto fino a mo. E quindi volevo sapere se ti stesse contestando o dando ragione. No, ovvio che sono in linea. Grazie Simone per la tua considerazione. No dai, pure da capista, tipo no, vabbè, la settima ora di live del giorno. Grazie. 3 ore e 32 di live. Vabbè. Poi con sti mattoni di stasera, cioè non è che c'è state live goleate. Ma io guarda, finché... Cioè, io sto subendo un mattone. No, io prima cioè, pensavo... Se mi metti la droga per indovena sto più sveglio. Ma sai qual è il fatto? Che prima mi stavo annichilendo perché non c'erano argomentazioni. Qui almeno sono ridicole, ma ci sono, le posso contestare. Mi sta mettendo una scimmia sulla spalla che è un orangotango, cioè come fai? Non... Simone ha fatto come io faccio con lui spesso, infatti mi fa imbestialire sta cosa, io non la faccio quasi mai. Comunque. Diritto, non si ha il diritto di essere belli, questo movimento dovrebbe parlare di accettazione nei termini di accoglienza. Non si ha il diritto di essere belli, casomai non si ha il dovere. Gianluca, ma perché devi parlare sopra? Scusatemi, sono non l'unico, scusami Simone, non lo farò mai più. Sopra il video. Non si ha il diritto di essere belli, casomai non si ha il dovere di essere belli. Non ho l'obbligo di essere bella. Cioè, dove sta scritto? Ho il diritto di sentirmici. Sì, ma non che gli altri... ti riconoscano quella bellezza. Diritto di sentirci, sì, ok. Certo. Okay. Fino a qua ci arriviamo. Okay, ma non il diritto alla bellezza. No, che gli altri debbano riconoscere la tua bellezza. Sì. Ma anche no. Cioè, sta quarantena fa male un sacco scusami, di gente, sta quarantena. Ma scusami Gianluca, come non c'è il diritto ad essere intelligenti? Se non lo sei... Secondo me quando finisce questa sentirci, quarantena... Sì. Tu puoi sentirci, sì. Ti puoi sentire un genio, però magari non lo sei. Ragazzi miei... Verrai smentito dalla realtà. Se ci vogliamo prendere per il culo, facciamolo. Cioè, Simone, sei alto 1,60 m. Così. Ma sì. Mi è venuto in mente uno scenario. Simone, lo sai che tu non sei un essere umano, ma sei un ognomo. Simone, sei un ognomo, non sei un essere umano, lo sai? Tu hai il diritto di sentirti un ognomo? Certo, hai anche il patentino dell'ognomo. Cioè gli altri devono riconoscere la tua razza gnomica, gnomesca. Un ognotubi. Comunque stava di sta quarantena sta a far male un sacco di gente. Io mi immagino tipo un finale di quarantena come il finale di Joker, no? Tutti per strada giocheriti con cime di rap sopra la macchina, capito? Sì, ho anche il diritto di non piacermi e di sentirmi inadeguata. Ho il diritto di sentirmi in qualsiasi modo io voglia sentirmi finché non rompo le scatole a nessuno. Soprattutto perché non voglio imporre quello che voi pensiate sia il mio stile di vita a nessuno, non voglio imporre il mio aspetto fisico a nessuno, semplicemente è una cosa che riguarda me e me, la body acceptance, la body positivity, riguarda i diritti di tutti. Quando è il momento nessuno di ha contestato i diritti, questo deve essere molto chiaro. Chi siamo noi? Perché dovrebbe esserci un momento nel quale dire a una persona sei grassa? Aspetta, scendiamo, quantomeno visto che voi lo utilizzate ad uso prettamente Santo cielo. Facendo ironia. Quando è il momento? Ovviamente so io qua che parlo. Di dire a una persona sei grassa? Diritti. Io sto a fare una domanda. Quando è il momento di dire a una persona sei grassa? Magari facendo ironia. Ah, poi tu rispondi magari facendo ironia. Comunque era la tua era una domanda anche. Ma è inerente al discorso. Certo, una domanda anche al discorso di Anastasia. No, ma io stavo contestando. Non mi dico, stavo contestando Anastasia. Era per dire quando cazzo è il momento di una persona. Sì, sì, mi ricordo perfettamente. Sì. Pensa se e ci stavo io. Durava 3 ore e mezza sto video. Stavamo qua fino a alle 7 di domani. Che dovrebbe esserci un momento nel quale dire a una persona sei grassa, quantomeno visto che voi lo utilizzate ad uso prettamente dispregiativo e non descrittivo. Grazie. Pausa. Comunque io non ce la sto a fare, cioè, mi sta mettendo mai? Un po' di nervoso, proprio il modo con la quale si rivolge. No, magari hai fatto una battuta, ma non è spregiativo, magari. La live no, che è l'unica che. Ma quella no, vabbè, sì, in effetti, tra l'altro. Sta mistificando, sì. Chiaro, quando può essere utile dire a una persona che è grassa? Quando sei una persona vicino a lei e vuoi darle una mano dal punto di vista
della salute, dal punto di vista dell'accettazione sociale, dal punto di vista della consapevolezza di sé. Vanno bene queste risposte, andiamo avanti. Laureata ad Harvard. Qua siamo tutti d'accordo. E là, quello è il problema che sottolineo. Ma mi fate vedere un momento nel quale viene detto da attiviste body positive che grasso è bello? Grasso esiste, merita rispetto perché esiste e ha il suo valore come tutte le persone e ha i suoi diritti, dovrebbe averli, non li ha, come tutte le persone. Io ho attenzione a dire questo modello è giusto, sei bellissima così, perché potrebbe incentivare anche la pigrizia di una persona, proprio perché questa persona si potrebbe illudere. Facepalm. Assurda. Oddio, la pigrizia. Oddio. Ma come? Ma mi faccio un bucio di colore dalla mattina alla sera, sto sempre in palestra a fare la dieta. O forse perché in realtà non voglio di fare una dieta e di allenarmi, ma devo trincerarmi dietro il body positive perché non voglio muovere il culo. Oddio, no, scusa. Video di Irene Fakeris. Wow, sono bellissima anche se faccio un cazzo la mattina alla sera. Andiamo avanti. Che questa condizione sia giusta quando non lo è. Grazie. E magari potrebbe averne dei... Cioè, meno male, guarda, perché stavo proprio per fermare qualcuno qui fuori, peccato sia quarantena e non c'è tanta gente che passi in giro, perché glielo volevo proprio dire, guarda, io sono un modello, devi essere come me. A me, guarda, mi fa veramente una rabbia quando mettono in mezzo la salute come se poi fossero veramente preoccupati per le persone in questione. Cioè, le stesse cose che dice Cime de Rabe. Tra l'altro, stesse identiche cose. Tesoro, faccio lavoro a contatto con la salute delle persone, con il corpo delle persone da 10 anni. Sì, mi interessa. Andiamo avanti. Io... Anche in termini meramente economici, se vuoi, ma mi interessa. No, io ho una laurea e master come si dice? Goblinologia, intendi? Cazzo. Grassologia? Ma l'ho giocato, devo dire, sono un nutrizionista plurilaureato, so quello che dico. Io invece prendo per il culo tutti indistintivamente dal peso e fosse per me ti puoi mangiare pure i bambini. Magari. Non entro nel merito della salute perché non ho le competenze, quindi vedi che ci si può fermare dove non si hanno le competenze. Pausa, però una cosa non quando il tuo movimento ingloba anche delle dinamiche che comprendono la salute ed è proprio questo che cannate. Andiamo avanti. La salute non deve essere un qualcosa che ti fa capire se puoi avere rispetto o meno di una persona. Ma cosa significa non avere rispetto per chi non è in salute? Al di là che insomma... Ma chi ha mai detto rispetto... Non so se voi vediate le analisi di tutte le persone grasse che fermate in giro. Tutti malati, tutti appestati... No, ma scusa, però questa cosa... Elettra giustamente dice, i cittadini devono conoscere i comportamenti a rischio per la salute. Certo. Bisogna dirlo. Certo. No, siete belli... Certo, ma ha perfettamente ragione, Elettra. Ma questa qui però è una mistificazione, a me non sta bene, Simone. Cioè, io non posso accettare che lei faccia passare il messaggio che io discrimino i grassi in quanto grassi. Ma che cazzo dici? Ma chi ha mai discriminato nessuno? Chi ha mai mancato di rispetto a qualcuno... per la sua corporatura? Per me una mancanza di rispetto è prendere per il culo le persone, è un insulto alla mia intelligenza. Avete proprio le certezze, la base proprio scientifica, visto che voi ci tenete tanto a queste evidenze scientifiche sulle quali poi soffermarvi. Un vastissimo tempo. Ma prima non ha fatto tutto il pippone sulle competenze, mo prende per il culo le competenze scientifiche. In effetti. Troppa ipocrisia, zia. Di essere rappresentati, se è un diritto oppure no. Sul fatto che appunto di bellezza... Se è un diritto essere rappresentati oppure no, quindi far finta che non esistiamo. Perché secondo voi se una persona grassa ricopre un ruolo di un certo tipo automaticamente diventa un modello da imitare? Non lo so. Sono molto sconfortata da questa live perché a volte ho la percezione che si stia... Qua parlava di modello. Ma che stai a fare? Se ci riesco, vedi.
Qua parlava di modelli. Quando un modello di una persona grassa può essere un modello da imitare? Ad esempio nel campo della moda. Io, assieme a Simone e Anastasia, ho detto che accetto assolutamente. Luna de notte, accetto assolutamente e apprezzo l'aggiunta di determinate persone all'interno dell'industria della moda, della rappresentazione nella moda, però vedere ad esempio una persona obesa su una passerella è al pari di una modella anoressica che da anni è stata contestata da questi movimenti. Ma sei matto in culo, Dudu. Sto scocciato. Te sai come si fa, Simo? Ah, sì, lo so. Andiamo avanti. Sì, andando nella giusta direzione, quindi che si stia facendo capire alle persone quello che si intende dire. Io ora sono andata un po' avanti, andrò ulteriormente avanti, perché comunque molti temi poi si ripetono. Però fondamentalmente non c'è nulla di sbagliato nel piacersi, c'è qualcosa di sbagliato nel far sentire inadeguate le persone che invece si piacciono, ma nessuno vi sta dicendo che vi deve piacere per forza. Mi dispiace perché fondamentalmente è una ragazza anche brillante a suo modo, senza a suo modo, è una ragazza brillante che però spinge dei concetti nella direzione sbagliata, che è quella che non è più, e comunque non lo è mai stata. È stata una malinterpretazione forse di alcune persone all'inizio, che è subentrata questa cosa in Italia, perché ovviamente è arrivata dopo, ma adesso lei a un certo punto dice ok, grasso non è sbagliato, andiamo oltre, e non l'hanno capito le persone che non c'è un giusto sbagliato. Ma allora con l'ipocrisia di dire siamo tutti. Aspetta, prima di andare avanti, c'è una domanda. Per Gianluca. Cioè, Gianluca, ma secondo te bisogna piacersi sempre? Ma è ovvio, ma pure da grassi. Ma l'importante è sempre piacersi, no? No, che cazzo è successo? Che cazzo è successo? No, tu, ma tu non puoi vedere, abbiamo fatto una gag. Oddio, no, si vedeva così, sì. Ma era assurdo, era. Tutto allargato. Bisogna piacersi sempre. Tutto Bisogna piacersi sempre. Anche se arriva prima la panza e poi arrivo io. Anche se arriva prima la panza e poi arrivo io. E poi arrivo io. E chi che la pensa in questa maniera? Mangiate quello che volete, ah! Ma mangiamo, diamo adito al nostro corpo. Poi scureggiate come Gianluca 15 volte in trasmissione, mangiate la merda. Oddio, Gianluca c'è la ste scenette che so. Guardate quante bellezze, poi trovi un nano e trovi un deforme. Io ho paura di questo. Non mi stai a capire, però. Nano deforme. Il nano deforme. Io dico una nana deforme. Quale guarda lei, la morte. Cioè, c'ha la morte negli occhi. Sì, vista. Se è proprio spenta, no? Così io, io sono la nemesi di queste persone. Ma proprio l'ipocrisia di dire siamo tutti belli e tutte guardate quante bellezze. E poi trovi un nano e trovi un deforme. Io ho paura di questo, non mi stai a capire, però un nano può essere bello. Però mi ha fatto molto ridere questa cosa che lui abbia fatto questa affermazione molto forte sull'essere nani o deformi in correlazione alla bellezza, e che lei dice un nano può essere bello, quasi in difficoltà lo dice. Lo dice perché comunque ci sono certe cose che sono ritenute da pezzi di merda da dire, e altre meno, perché ritorniamo sempre al punto di partenza, che l'essere grassi è vista come una scelta, e quindi si può dire...
discriminante. Beh, sicuramente è un qualcosa di reversibile nel 90% dei casi. No, no, sta sotto. Al contrario del nanismo. O sbaglio? Certo. Nel 90% dei casi una persona grassa, obesa può dimagrire. Se lo vuole. Una persona nana può fare degli interventi, ma non può raggiungere un'altezza normale. Io facendo quella domanda volevo indagare sul suo concetto di bellezze diverse, quindi le ho posto un estremo. Hai fatto un'iperbole, corretto. Sì, poi le vedi con questa sorrisetta. Allora vedi, sulle persone non è una scelta. Mi dispiace, purtroppo nel 90% dei casi non è una scelta. Tanto, cioè, te lo trovi quello che ti scopa anche un essere che sembra uscito dalla cosa di Carpenter? Cioè, lo troverai sempre. Me l'ho detto prima, c'è gente che mangia le feci. Dio li fa e poi li accoppia. Sì. No, quindi se c'è un caso di un certo tipo nei maschi, troverà l'altra metà della mia. Ma in generale ci sono donne attratte dai nani, è normale, ma come io sono attratto da... gente se scopre le spugne, cioè, quindi troverai di tutto. Dire che sei brutto, perché tanto scegli di esserlo. Mentre invece una persona bassa, no. Esatto. No, è sciocco. Io ho notato che tantissime ragazze che fanno movimento, fanno attivismo sulla body acceptance, dicono la salute è affar mio. Gioia mia, però fino a un certo punto, se non fosse altro, guarda, proprio per banalizzare ulteriormente, per il fatto che la salute è pubblica e le tasse le pago pure io, e c'è un reparto bariatrico pagato. Vabbè, su sta cosa io però non sono d'accordo con Anastasia, non ero d'accordo, infatti. Io non ho sentito. Non si capiva. Su sta cosa non ero d'accordo. Con le tasse che vengono. Sul discorso che una persona grassa può gravare comunque sulla sanità pubblica. È una cazzata, sì, su questo è una cazzata. Perché lo stesso può valere per i fumatori, tossici, per tante cose. Quindi su questo non sono d'accordo. Ubriaconi, ce ne stanno miliardi di non è, sì, da per me non è, non è l'argomentazione adatta, no. Non sono d'accordo. Perché se ne parla solo in funzione... sentito che ho detto, stavo dicendo, non è... le persone grasse di questa cosa e non di chi prima vi ho menzionato, di chi fuma o di chi non lo so fa sesso non protetto o di chi beve tanto, sempre ponendola su un piano di scelta, visto che la stiamo ponendo sotto questo piano, perché altrimenti bisognerebbe fare un video con i sottotitoli e veramente sarebbe proprio una cosa estenuante. Ma perché fate questo discorso soltanto con le persone grasse? No, infatti non sono d'accordo. Non sono d'accordo con questo discorso e basta. Andiamo avanti. Allora, che ne so, col coronavirus, tutti quelli che sono andati a fare jogging e se ne sono fregati. Noi video li vediamo tutti, abbiamo detto sì, prima. Sì, vabbè, ma sono d'accordo, non devo contestare. O che hanno fatto assembramento e se ne sono fregati, se vanno all'ospedale perché hanno beccato il virus, no. E te la sei cercata. È proprio un discorso. A parte che ha fatto un esempio di merda perché il virus non parlare, te lo scegli eventualmente. Le pago anch'io. Non è che le pagano soltanto le persone magre. No, allora, però, come per le persone grasse o i fumatori o i tossici, ci sono delle campagne di informazione per non far diventare quelle persone assuefatte, drogate, ma anche come ci sono campagne da per alcol o da nicotina, quindi campagne per la prevenzione sessuale che lei non vedo perché non fare anche campagne contro la droga del cibo. Giustissimo, Simone, che è una droga a tutti gli effetti il cibo, giustissimo. Ho visto anche campagne, chi non l'ammette è un bugiardo, per l'anoressia, per l'obesità non si può fare, invece lo sai, non è politicamente perché i fumatori corretto. Sono cattivi, le anoressiche non so. I tossici sono stronzi, chi non usa il preservativo. In realtà ci sono, ma poche, ben venga. Raramente. Dovrebbe essercene di più. Mi sembra strano che non c'è, appunto. No, mi qualcosa ovviamente c'è, ma raramente. Fateci caso, in TV molto raramente. Beh, se parlate più dell'anoressia, tu intendi piuttosto che... L'anoressia, del fumo, per esempio, su ogni pacchetto di sigaretta, giustamente, c'è scritto, prendilo, c'è scritto là, no? Sopra sì. Il pacchetto, ma sono stati obbligati. Sì, sì, beh, ok, ma è giusto. Avuto l'obbligo di mettere sta cagata, che peraltro no, quella è... stava già in Egitto e credo anche in altri stati anni ancora prima. Mm-hmm. Io mi ricordo quando ero più piccoletto che non fumavo, che andavo in Egitto,
cioè stavano già sti pacchetti con queste immagini inquietanti che mettevano un'ansia terribile. Poi sono arrivati qua da noi anni dopo. Comunque, raga, alla fine di questa live faremo un ride devastante che non spoilerò, se non andate su quel canale già ora. Ma sappiate che abbiamo bisogno di tutti voi 2623. E che dovevano una fare? Cosa non lo posso dire. Ok, l'avrei stato fino alla fine, ragazzi. Devastante. Non è appeso, terzo ragazzi. Posto. Le ossa ai cani. Le banane alle scimmie. Per quanto riguarda le ossa date ai cani e tutte queste cose qua, io ci ho fatto un video di 20 minuti, credo, quindi non sto a ripetermi che... partiamo dal presupposto che tutti i corpi sono validi, quindi figuriamoci perché dire le ossa date dei cani. Quello che vorrei far capire è che perché ci sono alcune persone che interpretano male questo movimento, non vuol dire che sia questo. Cioè, semplicemente è una minoranza che fa più notizia, come tutto ciò che è provocazione o che comunque trascende certe cose, fa più notizia, allora sembra che uno lo ascolti di più. In realtà vi assicuro che se vi faceste un giro nella community Body Positive non trovereste niente del genere, nessuno si sognerebbe di dire le ossa date ai cani o che evviva le grasse sono meglio delle magre, ma che continuiamo a fare questa separazione tra grassi e magri? No. Perché il suo corpo viene valutato in maniera positiva? Cioè, per collegare al discorso poi della montagna, no? Perché il problema non è nel corpo, è nella valutazione. Il discorso della montagna è valutato in maniera positiva. Magri, no. Perché il suo corpo viene valutato in maniera positiva? Cioè, per collegarmi al discorso poi della montagna, no? Perché il problema non è nel corpo, è nella valutazione, ma non se sia negativa o positiva. Il problema è che una valutazione debba essere importante ai fini dell'esistenza di un corpo. Ma estrapolato, cioè, quella frase totalmente decontestualizzata, che era l'esempio quello della montagna, mistificatrice, tipo, era la cosa quella della montagna, ti ricordi? Che era tutto un discorso filosofico, che Anastasia diceva io mi sento anche quella montagna, corpo. Che non c'entrava un cazzo, cioè, ha preso 5 secondi di una discussione che sarà durata, non lo so, 10 minuti. Luce Ducrot, grazie. Ma che ciao, cazzo Luce. È questa? Ciao Luce. No, scherzo. Ciao Luce. Grazie mille. Comunque io avrei preferito vedermi 8 ore di Piero Angela che fissa i fossili. Vabbè. Piero Angela è doppio interesting. Penso sia la base. Sì. Secondo te appunto come ci si rapporta col prossimo? Sentite. Beh, senza giudizio. Prima si parla di bello, brutto, di valutazioni, come se fosse una pagella, e poi il senso di giudizio. Ma qui da me si dice fai pace coi pensieri, perché veramente è tutto confusionario, tutto il contrario di tutto. Perché non me ne frega un cazzo. Fare un discorso sulla grassofobia, sull'ipocrisia di alcuni movimenti, posso usare anche dei toni forti per veicolare il mio messaggio, perché penso che sia una battaglia importante di cui mi interessi. Importante può essere pure una battuta per te, come tu giustamente puoi fare una battuta su una balena, su una trovatella, perché pensi che in quel momento sia importante ribadire la tua libertà di fare ironia. Si capisce dal contesto. Sì, sì, è una scelta appunto tua. Cioè, stiamo parlando di libertà di fare ironia, chiamare balena la gente? Stiamo parlando di rendere lecito il bullismo. Cosa che comunque, ripeto, non ho mai fatto direttamente ad un individuo. Sì, ma comunque controllate, vedetevi tutte le live da quando ho detto balena la prima volta. Vabbè, dai, sì, nel senso pure prima balenato in mente, quello era il senso per dire vabbè, che in quel senso sì, gioco di parole ampio. Frecciatina sì. Sì, ma non è un lei la sta buttando sul bullismo, no? No, chiaro. Cioè, ancora queste persone non hanno capito, l'ho detto anche lì, ma ovviamente mistifica. Con ragazzi, io stavo parlando della balena sul mio telefono. Contesto, quella gag lì epica della balena era perfettamente contestualizzata. Non ci rienzo ancora mi fa ridere. È bellissima, ma il senso lì, il fine, non era il bullismo verso la ragazza, era far ridere. Indignato. Dai, no. Sì, no. Faceva, sì, vabbè, ovvio, lì per lì è stato fantastico. Che poi fa ancora più ridere con quella cosa. E poi tu eri all'oscuro. Sì, mica era preparata, ovviamente. Cioè, il tempo comico, la gag,
l'assurdità della situazione, cioè che te in trasmissione ti stavi guardando commentare sulle balene, cioè è quello che fa ridere. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto quanto queste persone sono disposte a perdere? Attaccasse veramente, è come se io mo vado a vedere, che ne so, Crozza, mi indigno per quando fa Feltri che parla dei immigrati. No, ma distruggiamo tutta la stand-up comedian. Non riesco a capire come facciano degli sconosciuti. Aspetta, metto guarda bene, come sta. Ci vedevamo tutta ma poi parite perché te la sei cercata, no? Io mi ricordo bene, sì, sei tipo annullato per 5 minuti che facevi così per telefono, poi ci avevi provato a dirla, solo però... che non ci sei riuscito e no, poi perché c'è stato tipo un alert, quindi ho aspettato. Sì. No, guarda come stavo, tutto tipo finto interessato, no? Non riesco a capire come facciano degli sconosciuti che non... Ma che cazzo dice sta balena? Dai, sì. No, sì, che sto guardando un cortometraggio di una balena che canta, cioè nel senso... Che cazzo sta a dire? Cioè, assurdo. Cioè, assurdo. Cioè, canta pure, incredibile. What kind of animal am I? I'm a bamboo. 377 spettatori. Eh? 377 spettatori. Mamma mia. È veramente incredibile quello che si riesce a fare con la tecnologia. Hai distrutto tutto il mio discorso, grazie. Ci metterà per hai ragione su tutto. Venivamo 377 spettatori. È lo stesso problema che ripeto che si applica a questo discorso della cannabis legale. Certo, se te fai 10 canne al giorno, bene, te fa. Se te ne fanno ogni tanto, potrebbe anche farti bene. E credo che sia meno dannoso, anzi, non credo, è meno dannoso dell'alcol e meno dannoso di un'alimentazione scorretta. Caro mio Adinolfi, obeso, e non è un'offesa, è una patologia. Obeso. Sei obeso ed è una patologia. Sei obeso. Perché lo sei? Non è diffamazione obeso perché è un no, termine... No, è fattuale, è obeso. Hai capito, ciccione di merda? Simone prima non l'ho mai detto a nessuno. Simone contraddetto, no? Dopo 5 minuti è arrivata la grippe fortuita, capito? Ma dai, si è fregato con le sue mani. Poi... Trovatemi quando insulto qualcuno. L'ho trovata io. Ha fatto lui auto de bunker. Vabbè, però pure qua, raga, si fa troppo ride. Era contestualizzato, è certo. Veramente, siamo dai. È certo. È sempre di tipo alla Crozza, non... Ma sì. No, io sto sentendo ma ripeto, ma tanto l'alternativa, raga, mo a parte scherzi. L'alternativa è far sì che esista un mondo senza la possibilità di fare questo. Punto. Cioè tu quando decidi di voler far ridere, l'intento è importante, che ne dica Cime da Rap. Purtroppo puoi correre il rischio di intaccare la sensibilità altrui. Allora ragazzi, voglio spiegare pure a Beatrice che rivolo un ban perché dice troppo incoerente, no? perché alle donne devo spiegare le battute come fosse, che ne so, magari la lista della spesa. Quella battuta ha un contesto, poiché si stava parlando della semantica con la quale rivolgersi in maniera criticante ad una persona, una maniera critica, ad una persona sovrappeso che ci sta sul cazzo. E quindi Marra giustamente stava dicendo obeso, un termine medico, e poi io, sovvertendo le aspettative del pubblico, che è proprio la base della comicità, cioè sovvertire le aspettative del pubblico e proprio arrivargli alle spalle, certo. Sorprendo, perché una battuta che uno si aspetta arrivi, non fa ridere, fa ridere quando uno non se l'aspetta, no? Arrivo da dietro e dico la cosa che non dovrei dire, comicità. Mi vuole denunciare per diffamazione? Libero di farlo. È una questione ottima filosofica. Ottima spiegazione, Simo. Grazie. No, ma anche è una spiegazione anche pratica sulla costruzione di un tempo comico. Una battuta. Devo spiegarlo alle donne in chat. No, ma il discorso è questo. Allora, demoliamo la stand-up comedian, che fa praticamente questo gioco che hai spiegato benissimo tu costantemente. Tipo, c'è pure Luca Ravenna che recentemente ho visto un suo spettacolo in anteprima, tra l'altro una bomba, vedetelo poi quando lo metto online. Tipo, lui si esibisce un post, eccetera, bla bla bla, e il gestore di sto locale gli fa no, perché c'ha l'accento milanese, no, ma mi piace che sei fro, così, no? E fa ride perché, ovviamente l'ho detta di merda, no? Perché costruisce attorno a questa cosa una narrazione e poi ti frega
con la parola scorretta che non vuoi sentirti dire. Io sono curioso di guardare qualche suo spettacolo, perché l'ho visto solo in live e mi è sembrata una meba. Simone, no, le donne capiscono benissimo. C'è stata questa Violet. Intendo in live, poi per carità, gli spettacoli non l'ho visti. Guarda, poi te lo passo. C'è Violet che ha scritto due messaggi in caps lock. Ma Violet la streamer? Ma non lo so. Simone, porco Dio, le donne le capiscono benissimo le tue battute. Poi un po' di messaggi dopo, sempre in caps lock. Guarda che le donne le capiscono benissimo. Come quella sulle donne che aveva fatto in quel momento. Ok, woman. Ok, woman. Cioè, non ha capito che il tuo le donne non capiscono le battute era anch'essa una battuta, ma andiamo avanti. Sei giustificata solo se hai dai 15 anni in giù. Sì, andiamo avanti. Adoro te, fonte. Che punto siamo? No, ci alla siamo, fine, ci siamo. Ragazzi, perché porca miseria, ma voi state parlando di persone che perché fanno una foto con un bel vestito o anche nude, quello che è, e hanno un corpo grasso e lo postano su un social, danno un messaggio diseducativo. Mai detta voi, una cosa del genere. Oppure siete nella condizione di mai detta, mistificatrice. Uno facendo una foto deve dare un brutto messaggio, è come se mo Marra manda un messaggio dei tatuaggi o delle treccine o io che bisogna indossare la maschera, cioè, ma mistificatrice. Ma verrai querelata. Perché bisogna fare queste supposizioni, mette parole in bocca alla gente che non hanno mai detto. Indovina perché, Gianlu? Indovina perché? Che ne so, zio, non ce la faccio. Sta proprio sconfortato. Vabbè, no, zio, non mi sta ammazzando questa. No, non parlo in questo caso le cose che odio di educatori, perché vi fate proprio portavoci di insomma interrompere questi messaggi secondo voi diseducativi, dicendo che c'è la libertà di offendere qualcuno per fargli capire qualcosa. Ma chi l'ha mai detto? Che cazzo dici? Non c'è la libertà di offendere, c'è la libertà di fare comicità, semmai di fare satira, e non c'entra niente quello che dici tu. Chi cazzo ha mai commentato la foto di una ragazza grassa in quanto grassa su Instagram? Stavamo dicendo un discorso legato ai modelli imposti da questa dottrina del body positive. Voi avete combattuto per anni le modelle in passerella perché davano un messaggio sbagliato. E adesso vorreste il corrispettivo opposto di quelle modelle. Io ho anche detto insieme a Anastasia e Simone che sono d'accordo all'implementazione di nuovi modelli di ragazze più curvy. Però non esageriamo. Non sto parlando di una persona che si fa una foto su Instagram. Ma che cazzo c'entra? Ma facessero quello che vogliono. Mistificatrice. Cosa? Io non sono libera di postare una mia foto perché in quel modo educo male le persone, però voi le potete offendere. Ma che cavolo, cioè... Non l'ho mai detto! Scendete un attimo, ragazzi. Ma posso dire con certezza che nemmeno io l'ho mai detto, Davide. No. E nemmeno Anastasia ancora. Ma assolutamente no. Allo, informatevi e soprattutto ascoltate le persone. Mamma mia, finalmente una che non ragiona con il pensiero unico politicamente corretto, no? Non è che alzi gli occhi al cielo, hai fatto esattamente questo. A volte allinearti a questi pensieri proprio distrugge la tua capacità critica, no? Ma veramente non capiscono che in realtà la cosa più semplice sarebbe proprio dire il contrario, che non ha nulla a che fare col politicamente corretto, sarebbe proprio accettare il proprio ruolo, non il proprio corpo, il proprio ruolo di cicciona. Allora devo essere quella che si odia, quella che dolce, carina, simpatica, quella che ride alle battute su se stessa. Sarebbe molto più facile, perché fondamentalmente è il ruolo che la società ha confezionato per noi, quella che si ingozza la mattina alla sera, quella che sta H24 sul divano, perché così siete voi che avete questo pensiero unilaterale dal quale non riuscite ad uscire. Paolo, perché per voi è non ce la faccio, Simo, ti prego, contestala tu, non c'ho più la forza. Io vorrei sentire la fine della sua frase. Ma già ha detto sei stronzate. Voglio che arrivi alla fine del suo discorso. È possibile che una persona grassa faccia qualcosa che non rientri in questa scala? Una persona grassa stia bene con se stessa e sia felice? Aspetta un attimo.
tra quella che ride alle battute sono io in quattro di là, facile, perché fondamentalmente è il ruolo che la società ha confezionato per noi, quella che si ingozza la mattina alla sera, quella che sta aspetta, noi lei ha mistificato, noi abbiamo parlato di pensiero unico, strano. Di pensiero ha detto unico. Che ce l'abbiamo noi il pensiero unico e che noi ragioniamo per compartimenti stagni, e no? Che secondo noi le grasse dovrebbero avere questo ruolo, devono comportarsi in un certo modo, cosa che non abbiamo mai detto, no, infatti stavo cercando di capire cosa ci contestasse, ma in realtà è una cosa che non abbiamo mai detto. Abbiamo detto che il pensiero unico sta nel politicamente corretto, ove non è tollerata una battuta su una persona magari cicciottella e non è contemplato tutto un discorso di non apologia a determinate condotte di vita scorrette. Beh, ma io ancora che perdo tempo, andiamo. 24 sul divano, perché così uscire? Perché per voi è impossibile che una persona grassa faccia qualcosa che non rientri in questa scala. Ma con chi sta parlando? Era sempre la solita cosa di mettere parole in bocca al tuo opponente per screditarlo su cose che non ha mai detto, per passare tu da eroe. Comunque, per smontare una tesi che non esiste, sì, che hai costruito tu. La prima cosa che farò quando finirà questa live è andare su Amazon e comprarmi una sedia, perché non ce la faccio più, scammato da sta cazzo di Ikea. Cioè, guardate, no, ma è curiosità, che Marra mi ha spaccato il trono. Beh, a parte questa, non è che era tua, qua la sedia, no, era di casa. Guardate io dove poggio il culo, aperto, puzzerà pure de merda. Va. Sta sedia de ferro spaccanatiche. Ma pure se te compri culo che una piadina, pure se te compri una Brio non fai il soldo te danno. Perché mi dovrei comprare una Brio? Per sostituire quella, una merda. Ce l'ho dell'A Brio. Per il Cerbero. Ma te l'ho detto, zì. Te l'ho detto l'altra volta. Ho detto, mettiamo qua la Brio mia, là la Brio tua e quella Brio se la prende Marra. L'ho detto l'altra volta, però se mi ascoltate quando parlo. Quindi dobbiamo comprare una Brio. Non è vero, se ero andato su Amazon. Te l'ho detto l'altra volta. Ero andato su Amazon e sono esaurite. Ah, e avevo detto pure che dobbiamo fare il pacchetto dei tre microfoni. Marra mi ha detto di sì e te non hai risposto. Non sono d'accordo. Vabbè, andiamo avanti, non è che c'entrava molto. Cioè, se non so, lo dico pure alla chat, pure nei commenti su YouTube. Secondo me non c'è bisogno di comprare altri microfoni, questi vanno più che bene. Perché quelli che compriamo, che compreremmo, costerebbero 500 euro l'uno. No. Sì. Ma che dici? 480. 3. Costavano 303 quelli che abbiamo. Sul sito tedesco, non su Amazon. Prendiamo l'altro. 300 euro. 3 qualcosa. Vabbè, non so 500. A testa poi. Però 1.500. No, cioè, dico, senso, 1.500. È il lavoro, i soldi c'entrano. Secondo me in investimento. Vabbè, comunque, siamo un bel suono. Poi no, ma non, io stavo a parlare della sedia, cioè. Era un cameo di 3 secondi. Persona grassa stia bene con se stessa e sia felice. È sovversivo fondamentalmente. È un atto rivoluzionario che scatena l'indignazione. Ma vaffanculo, va. Che non riescono a sentire. Guarda, lasciamo stava. Un atto rivoluzionario. Sovversivo. Ma cosa sovversivo? Allena di quello sarebbe sovversivo. Greve. Sì. Sì, quello è sovversivo. Non farsi attanagliare dall'ignavia e dalla pigrizia. Ma come? Allenati. Sì, non lei in generale. La persona grassa che dice di non accettarsi e non si accetta. Se invece ti accetti grassa e non ti vuoi allenare, non me ne frega un cazzo, fai benissimo. Ma chi ha mai detto che una persona grassa non possa essere felice, anzi non debba essere felice? Ma chi l'ha detto? Questa è la cosa che hai detto prima te. Costruiscono delle tesi e la successiva antitesi in maniera totalmente casuale, cioè fanno tutto da soli, cioè, e poi smontano, capito, le ovvietà dei loro fallimenti, perché loro lo vedono come un fallimento e il fatto che loro non lo percepiscano come tale vi manda fuori di testa. Nessuno ha la pretesa di educare qualcuno perché si fa delle foto e le mostra sui social mostrando di non avere problemi col suo corpo e anzi addirittura di piacersi. Il fatto che si ha paura che la gente possa vedere loro dei modelli educativi è semplicemente perché non siamo abituati a vedere una rappresentazione dei corpi grassi. Finora non c'è stata una rappresentazione dei corpi grassi, ma notiziona, sono sempre esistiti. Per fortuna qualcosa sta cambiando, poco, un passo per volta. Però Ma anche se fossero rappresentati di più, quale sarebbe il goal?
che fossero accettati e quindi piaciuti, quindi alla fine è sempre un discorso di far piacere una cosa alle masse. Ci può anche stare, ma qual è il goal di rappresentare, a parte che dire che i grassi non siano rappresentati è una puttanata, perché lo sono ampiamente. Hanno bannato Andrea. Chi è Andrea? Oh, non penso sia un troll, perché sono entrati de botto 500 persone e lo stanno a scrivere da un po'. Ma per che cosa? E non c'è più in live. Ma mia doll. Se è vero, per quale motivo, voi che sapete un po' le regole? Non è vero, dicono, ma non è vero. Vabbè, dai, ne avanti. Perché ne so, hanno scritto a muro. Il fatto che venga ancora visto tutto nel modo sbagliato, nella semplice direzione del volere che tutti siano grassi, che non facciano la dieta perché non va, è bellissimo così, grasso e bello e tutto quanto, è una cosa che fa comodo innanzitutto a voi che andate contro la causa. Io questo video l'ho fatto innanzitutto per le persone che mi seguono e magari tra di loro c'è ancora qualcuna che confonde body acceptance e body positivity, perché sono due cose che più o meno vanno nella stessa direzione, ma che si snodano poi in una direzione, una oggettiva, una soggettiva. La body positivity ha una direzione oggettiva, perché comunque si parla di diritti. La body acceptance è qualcosa di più soggettivo, quello che tu vivi sul tuo corpo, come lo vivi più che altro. E nessuno può dirti che quel modo sia giusto o sbagliato, perché nessuno vuole insegnare agli altri cosa sia giusto e sbagliato. Vuole semplicemente dire esiste anche questo. È finito, no, ma basta. In realtà lei ha avuto questa pretesa. Sì, per tutto il video vuole insegnarci cosa è giusto e cosa è sbagliato. Sì. Ma perché questo è quello. Questo è quello che dà fastidio. Ma perché il body shish è una cosa, il body blip è un'altra. Cioè, comunque questo è... Secondo però lei... non ha spiegato che cazzo sono entrambi, ma neanche a due parole. Lo sta spiegando, ma al di là di queste etichette, etichette inutili per gente che bazzica sulle pagine Instagram con i filtri al cobaleno, il merito delle nostre discussioni non è stato minimamente intaccato. Non ha risposto nel merito alle considerazioni assolutamente legittime di Anastasia, le ha semplicemente screditate perché secondo lei indegne di essere ascoltate in quanto lei non titolata. A parte che non lo so, cioè forse Anastasia è anche laureata e magari lei no. Cioè, non capisco poi da dove derivi questo patentino di autenticità in relazione alle discussioni sul corpo. Cioè, esiste anche questo. Io non lo so se sono stata abbastanza chiara in questo video, più che altro perché emotivamente non ho avuto tempo di metabolizzarlo, quindi è stata un po' una... Comunque il corpo grasso, che io sappia, nella storia dell'arte è sempre stato più che rappresentato, anche venerato. Nella storia dell'arte poi si è tradotta nei media contemporanei, che hanno continuato a rappresentare i corpi grassi da finché ho memoria. Sì, poi lì ci sarebbe un discorso un po' particolare da fare, cioè quando è stato rappresentato come positivo era perché è legato ad un discorso di prosperità. Vabbè, no, ma non ti parlo proprio degli idoli, no, ma degli uomini delle caverne. Perché lo sai qual è il discorso? No, anche... più che altro questa è una cosa storica. Più perché che l'obesità e il sovrappeso in realtà sono... sono dei lussi della ricchezza, i nobili, che erano innanzitutto molto spesso loro a fare delle rappresentazioni, cioè i nobili che commissionavano gli artisti per rappresentarli, e qualsiasi cosa loro facessero era vista come il canone più alto. Perché ovviamente avevano più soldi, quindi potevano mangiare di più, erano più grassi, quindi quelli erano al di sopra della società, quel modello era il modello giusto. Il discorso poi delle divinità, magari un po' in carne o delle donne in carne, era in relazione alla prosperità, perché ovviamente in determinati momenti storici c'erano periodi di carestia, scarsi alimenti, e quindi una persona magari in carne rappresentava una persona più forte, ok, ovviamente. No, ma solo, i nobili potevano scofanarsi e quindi... Sì, sì, ma in generale grassi. Una persona che era ben alimentata, anche con del grasso, aveva aveva più possibilità di concepire magari senza morire rispetto a una persona denutrita o parzialmente nutrita male. Sì, poi come dicevi tu anche lo status,
E poi c'è un'altra cosa che adesso non mi ricordo. Ah, vabbè, sì, poi ad esempio in determinati casi, ad esempio nell'impero romano, a parte gli imperatori che potevano essere anche i gladiatori, avevano sì una muscolatura ma anche una percentuale di grasso corporeo abbastanza alta, perché venivano alimentati in un certo modo, ad esempio con i McToast. No, con discorsi legati a roba d'agricoltura, perché ovviamente erano più forti, avevano più carboidrati per combattere, avevano la pelle più spessa per resistere alle lacerazioni o da animali o da altre armi e vari discorsi. Il gladiatore era comunque vista come una figura importante, bla bla bla. Ti prego di finire questo video. Una risposta anche dettata da un po' di rabbia, dico la verità, perché sono un po' stanca di quelli che pensano, perché loro ce l'hanno, il pensiero unilaterale, non chi cerca di far vedere le cose in un modo un po' differente. Quindi spero che comunque sia arrivato quello che volevo dire, però sentivo comunque di doverlo fare, perché non mi andava che una persona fosse poi ascoltata all'interno del loro format ad avvalorare certe tesi da persona che comunque in teoria le dovrebbe vivere sulla propria pelle, ma anche qui ci sarebbe poi tutto un discorso da fare, perché non è la stessa cosa per tutti. Spero che questo video vi abbia interessato. Noi ci rivediamo alla prossima. Un bacio. Ma mai più. No, meno male, si è verificato un errore. Era solo per l'intro. Ragazzi, grazie mille. Hai visto questa live. Ci vediamo domani alle 15 con Costantino De Blasi. E chi è? Domani lo scoprirai. Sì. A domani, ragazzi. Il mio campo. Un esponente anche in chiave europea. Ragazzi, facciamo un raid a chi? A Sasha Gray e facciamole tutti dire Hello Cerbero Podcast o Hello Clochard. Hello Clochard. Dai, stiamo con più spettatori, sicuramente sarà contento. Hello Clochard. No, pure no, fammi dire Cerbero Podcast. Hello Cerbero. Andate hi Cerbero Podcast. È sì, più facile. Hi Cerbero Podcast. Hi. Allora, ora mo facciamo il raid a Sasha Gray e dovete scriverle. Sei Hi Cerbero Podcast. Sì. Dai, okay, ragazzi, poi facciamo la registrazione. Sempre se non cancella il pod. No, lo facciamo da qua noi, con OBS. Aspetta, fammi andare. Butta sta roba. Ah, potrebbe inalarci. Ma va. Una cosa simpatichina. Ora apriamo. E stiamo live. Ma no, stiamo live. Certo. E dov'è? Quella volta era vero. If it's not, if the link is not in the first part of the post. Boo. What's up, Raiders? How's it going? Who just did that? I saw it pop up, but chat is excited. Eccola. Chat is excited. Let me get my activity feed. Cerbero Podcast, thank you for the amazing raid. We just started a charity stream today. Basta spammare. So all of your tips, all of your donations are going directly to COVID-19 relief. Sta facendo una cosa di beneficenza. Benefiting low-income communities. All of your tips and donations are going straight to the organization. Not to me, straight to the organization called Power. Check them out. Okay, basta spammare. Let's do this. Let's raise some money for a good cause. And yes, if we raise $27,000, I will smash a cake in my face. Gladly. Maybe I'll even like do it upside down or something. I don't know. It won't just be a normal smash cake in the face.